Buonasera a tutti, abbiamo inizio con un po' di ritardo a questa seduta del Consiglio Comunale. La parola al segretario per l'appello e la verifica del numero legale. Buonasera a tutti, Mirko Terrai, Matteo Ciriti, Matteo Cartacci, Simona Cezzari, Paolo Coppini, Marco Pasqualetti, Veronica Diciotti, Alessandro Vuodo, Mauro Cecotti, Jessica Berti, Agnese Cini, Giovanni Baldini, Erika Ballatori, Luca Fracassi, Silvia Battanai, Riccardo Salvetti, Marianna Bosco, assente. Giusto, è presente anche l'assessore Chiara Cittadella. Bene, diamo inizio allora all'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno. Primo punto, comunicazione del sindaco. Solo una comunicazione, a seguito della pubblicazione, della pubblicità legale effettuata sia sull'arbopretorio del comune che sulla Burt della Regione Toscana, il 26 giugno prossimo entrerà in vigore il nuovo statuto del comune che era stato approvato dal Consiglio Comunale. Quindi per il momento poi cesserà l'applicazione degli atti previgenti che siano con lo stesso in contrasto. Non ci sono ulteriori comunicazioni. Quindi passiamo al secondo punto, approvazione verbale delle sedute del 16-2-2015 e del 17-4-2015. I verbali sono stati, come di consueto, dopo pubblicati, sono depositati presso la segreteria nel caso qualcuno avesse voluto prenderne nota. Non ci sono osservazioni. In questa sede mettiamo in votazione anche il suo punto. Non ci sono osservazioni. Allora mettiamo in votazione questo secondo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale delle sedute del 16-2-2015 e del 17-4-2015. Favorevoli? Unanimità? Contrari e astenuti? Nessuno. Passiamo ora all'esame dei punti più significativi all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. Sono i punti dal 3 all'11, tutti i punti legati strettamente e direttamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, quindi proporrei, come abbiamo fatto anche nella occasione dell'approvazione dello scorso bilancio, la trattazione unitaria degli argomenti che, appunto, come dicevo, sono tutti connessi e necessari a una visione iniziale. Quindi ci sono posizioni su questo punto. Allora, la parola al vice sindaco Matteo Ciriti per l'illustrazione dei punti da 3 a 11, poi ovviamente il Consiglio voterà i vari punti in maniera separata. Prego. Buonasera. Il bilancio di previsione è il principale strumento di programmazione dell'ente. Esso registra tutte le sue entrate disponibili per il finanziamento degli interventi che l'amministrazione intende attivare. Può quindi essere considerato solo un insieme di numeri che si vanno ad esterno, ma esso influisce infatti sul vivere quotidiano dei cittadini, da impatto sulla società e stabilisce le priorità da perseguire. Proprio per questa importante parte vestita, la proposta di bilancio che stasera viene presentata è stata presentata dai cittadini e all'associazione del territorio, ricercando un continuo confronto. La proposta per il bilancio, iniziamo innanzitutto analizzando quello che è stato l'andamento demografico degli ultimi anni, degli ultimi 14 anni, che seppur in costante crescita ha registrato una piccola inclinazione verso il basso. L'ultimo anno, ad oggi, gli abitanti del comune sono 15.012.509. Lo stesso trend verso il basso, anche per il 2015, è seguito da quelli che sono i trasferimenti da parte di altri enti.
qua con i bandi di esperimenti per quanto riguarda il governo e le regioni. Se noi consideriamo che al 2013 questi trasferimenti portavano nelle casse comunali più di 2 milioni e mezzo di euro, a oggi nel 2015 portano al comune poco meno di 200 mila euro. Questo naturalmente al netto del trasferimento, del processo di fusione, che porta 1 milione di euro anche per quest'anno. Se analizziamo il trend negativo dei trasferimenti, vediamo come il 2015 porti a un taglio dei trasferimenti per circa 831 mila euro. Questo deriva dall'eliminazione del trasferimento per il maggiore reddito IMU, che da 120.000 euro passa a 60.000 euro. Lo scorso anno a questo trasferimento era stato già tagliato un importo pari a 1.125.000 euro. Inoltre il taglio più corposo viene fatto il taglio al fondo di solidarietà comunale e viene tagliato di 770.000 euro. Il taglio quindi tagli in entrata e altri trasferimenti di pari a 831.688,06 euro. Abbiamo messo anche un dato a confronto per vedere quanto in relazione al poco gettito che arriva dal dente centrale il comune di Casciana Terme Lari versi allo Stato e al gettito IMU stabilito dallo Stato, quel gettito IMU che viene pagato direttamente dai cittadini al governo centrale e che poi pare a 1.400.000 euro. Consideriamo che, come dicevo, rimangono 60.000 euro per il trasferimento del gettito IMU e circa 45.000 per il fondo di solidarietà comunale. Le entrate correnti. Sulle entrate correnti vediamo come il titolo primo, composto dalle entrate tributarie, ha una differenza rispetto allo scorso anno di 2 milioni di circa 120.000 euro. Questa differenza è al netto delle manovre che dopo vedremo più nello specifico, che proponiamo di che proponiamo nella struttura dei tributi locali e nella riorganizzazione di un recupero per quanto riguarda l'evasione fiscale che permette al comune di recuperare circa 400.000 euro in più rispetto allo scorso anno dovuti all'evasione fiscale per quanto riguarda i fabbricati, i terreni edificabili, quindi sia nelle comunità terme che nelle comunali, e una lotta alla base fiscale che viene strutturata sui tributi in collaborazione con l'ufficio tecnico, volta al recupero dell'evasione dei tributi comunali legati agli immobili abbandonati, cioè quindi immobili che non sono stati acquistati. Per quanto riguarda il titolo secondo, anche questo è in diminuzione, ovviamente qua dentro abbiamo il milione di acquisizioni che deriva dallo Stato e dalla Regione. Per quanto riguarda il titolo terzo, questo rappresenta quelle che sono le entrate extratributarie, cioè di segreteria, le contravvenzioni, le tariffe a domanda individuale e i canoni di concessione delle. Tutte quelle entrate del comune che non fanno parte né al titolo secondo né al trasferimenti né alle entrate tributarie. Per quanto riguarda l'entrata corrente, questa è negli anni diminuita, fortunatamente questa è dovuta sia la diminuzione dei trasferimenti sia per quanto riguarda l'abbattimento che lo scorso anno è stato fatto a titolo primo delle entrate tributarie che non è considerata. Per quanto riguarda un'analisi più completa dobbiamo tenere in considerazione quanto sia stato importante che quest'anno, come era stato lo scorso anno, riuscire per il nostro comune a salvaguardarsi da quelli che sono stati un po' i tagli da parte del governo grazie al milione di euro derivanti dal processo di fusione. Eliminare oggi questo milione dal bilancio significherebbe sia aumentare le tasse comunali ma anche dover tagliare gli in uscita per gli essere serviti al cittadino, perché anche portando le aliquote dei tributi al massimo non riusciremo a recuperare un milione di euro non è possibile questa distribuzione delle entrate correnti. Ci evidenzia come, essendo le entrate correnti formate per il 70% da entrate tributarie, quindi le entrate di primo, dentro abbiamo l'IMU, la TARI, soltanto l'11% è composto da entrate di trasferimenti, quindi il fondo, e il 19% è composto da entrate al titolo delle entrate tributarie. Questo grafico ci permette di individuare quanto l'ente sia autonomo, quindi conferma quello che è l'indice di economia finanziaria,
che per il nostro comune è fortemente tendente al valore massimo, cioè 1. È evidente la capacità del comune di acquisire nuovamente, rispetto ai pazienti, le disponibilità necessarie per il finanziamento delle proprie attività. Andando ad analizzare più nel specifico l'entrata corrente, quindi il titolo primo, vediamo come il 67% è composto da imposte, sostanzialmente la realtà di una TASI e il 33% dalla TASI e l'1% da tutte le altre entrate. La composizione dell'entrata tributaria, distinta dentro terzo, è per la gran parte composta dai proventi dei servizi pubblici, per quale ci sono i servizi di segreteria, le carte d'identità, le disposizioni e soprattutto con quelli che sono entrati dovuti ai servizi pubblici per quanto riguarda il trasporto della mezza scolastica. Il 22% sono proventi derivanti dai beni dell'ente, quindi dei fabbricati e dei proventi derivanti dal patrimonio, l'1% sono gli interessi sulle anticipazioni dei crediti, l'1% degli utili delle aziende partecipate e la parte più sostanziosa è composta dagli utili di sostanza energia, perché sono tra circa 60.000 euro, l'8% sono proventi di lente. Andando ad analizzare il resto delle entrate, sono le entrate in conto capitale, il titolo quarto è composto dalle alienazioni patrimoniali o da trasferimento di capitali del cliente destinati in questo caso a un'opera specifica e dall'unione di urbanizzazione. Il titolo quinto è formato da quelle che sono le entrate derivate dall'accensione di prestiti o all'acquisizione di cassa. La differenza di 1.305.000 euro sostanzialmente è composto da un'unità di possibilità quest'anno da parte delle tesorerie di poter anticipare la percentuale maggiore rispetto alla scorso anno. Per il nostro comune è molto a 1.000.000 euro. Quindi è vista in bilancio, ma è una cifra che il comune non ha utilizzato, perché quest'anno non si utilizza. Per quanto riguarda invece il titolo terzo, è un'entrata da conto terzo, in quanto sono entrate che sono indipendenti ai fini del bilancio, per esempio quando vi abbiamo le tenute del personale. Per quanto riguarda l'analisi delle scelte, il titolo primo ha un'importante riduzione, il titolo primo che sono le spese correnti e che finanzia tutte quelle che sono le spese di gestione ordinaria dell'ente. Questo perché? Perché per portare il bilancio in equilibrio abbiamo attuato una forte riduzione della spesa precorrente e questo è dovuto sia all'entrata al regime di tutte le annualità, della riduzione di spesa, ad esempio dell'identità delle posizioni di vertice per lo scorso anno sono passate da 3 a 4, quindi grazie a tutta la riorganizzazione resa possibile dall'unificazione del comune. Sia grazie a un taglio di spese, una razionalizzazione della spesa, alla unificazione di alcuni sistemi di manutenzione o gestione e aggiornamento degli ambienti comunali, i tagli alle cosiddette spese produttive destinate all'acquisto, per esempio, di materiale d'ufficio, la carta, i software, la cancelleria, e altre riduzioni di spesa dovute alle contrattazioni di utenze, per esempio telefoniche, sia mobili che fisse. Tutte queste spese sono state dei tagli di spesa che mi hanno interessato, come ricordavo prima, per 480.000 euro, tutte le spese che non vanno a interessare servizi, quindi servizi diretti al titolo, ma soltanto spese interne e di struttura. Brevemente, come si ottiene l'equilibrio di bilancio, si ottiene in maniera indipendente in due fasi, tra loro, cioè il titolo primo, il titolo secondo e il titolo terzo, quindi le entrate tributarie, i trasferimenti, le entrate tributarie, vanno a funzionare quella che è la spesa corrente, quindi la spesa corrente che vedevamo prima, relativa alla diminuzione di 488 euro e le entrate tributarie. Mentre il titolo secondo, la spesa degli investimenti, viene finanziata dalla relazione, dalla riorganizzazione e dalle entrate. Il titolo 4 e il titolo 3 serve come giro da sole per quanto le entrate e le spese influenti in termini di bilancio. Per quanto riguarda l'analisi delle entrate, questo è il secondo anno e forse l'ultimo di attuazione della IUC. IUC è l'imposta unica comunale entrata in vigore lo scorso anno, come dicevo, ma che in realtà al suo interno si compone di 3 diversi tributi completamente diversi tra loro in quanto hanno un regolamento e una struttura diretta, sono la TASI, l'IMU e la TASI. Per quanto riguarda la TASI, anche per l'anno 2015 saranno applicate le aliquote che erano state deliberate lo scorso anno, quindi un'aliquota crescente, la crescita della rendita catastale,
fino a un massimo di, quello massimo del 33 per quelle aziende statali oltre 1.200 euro, un'aliquota fissa al 2,5 a 2,5 per 1.000 per le categorie di catastali a 1, 8 a 9, quindi interni, linee, abitazioni signorili, in quanto loro già a questi valori devono sommare il 4 per 1.000 del diritto. A questa aliquota progressiva possono essere applicate delle detrazioni che devono essere richieste dall'utente, dal cittadino, e sono tutte cumulabili tra loro. Sono delle detrazioni che abbiamo inserito con l'obiettivo di riequilibrare un tributo che parte con l'essere sostanzialmente patrimoniale, quindi riportare il carico del tributo alla situazione di ricchezza della famiglia. E poi abbiamo utilizzato quello che è il strumento dei desideri, e che permette di avere una riduzione, quindi 50 euro per gli desideri inferiori a 15.000 euro, 30 euro per gli desideri tra 15.000 e 25.000 euro, di 15 euro per gli desideri tra 25.000 e 35.000 euro. Per quanto riguarda i figli, la presenza di figli meno di 26 anni, con una riduzione di 50 euro fino a un massimo di 4 figli, e la presenza di un portatore di handicap all'interno del nucleo familiare comporta una riduzione di 100 euro. Tutte queste riduzioni, come dicevo, sono un grado ancora sommabile. Per quanto riguarda la TAP nel 2015, vorremmo introdurre, perché era l'ultimo punto sul nostro programma di governo, per quanto riguarda le diminuzioni e le riduzioni e regolazioni dei tributi. Si tratta della riduzione per le giovani coppie, una riduzione del 50%, che permette alle giovani coppie che vivono in una casa di proprietà all'interno del territorio comunale di abbattere del 50% la TASI. Le giovani coppie che possono utilizzare questa riduzione sono le coppie unite in matrimonio oppure conviventi in moruzzorio, anche dello stesso sesso. Per giovane coppia si intende quella coppia a cui somma l'età dei membri non è superiore a 70 anni e il cui la cui età massima di 2 e non c'è 40 anni, quindi l'esempio massimo può rientrare nella realtà se una coppia composta da un membro di 40 anni e da più di 30, un membro di 40 anni da più di 29, non può rientrare nella riduzione anche se l'età sommata fa 70 perché non c'è 40. Naturalmente a questa riduzione è possibile sommare anche la detrazione di 100 euro per quanto riguarda la presenza di fattore di handicap, la riduzione di 50 euro per quanto riguarda la presenza di un figlio. Per quanto riguarda la IMU, restano in vigore le aliquote del 2014 con le riduzioni che erano state delineate, che avevano l'obiettivo di ridurre, salvaguardare quelli che sono gli immobili che sono sul territorio, cercando di favorire anche la loro locazione, e le aliquote che erano destinate al recupero, a favorire il recupero dei terreni in utilizzo e a favore dello stato di non abbandono. Quindi resta agevolata quella che è l'immobile ad uso abitativo scattare concordato, quelle sono i canoni comodati di uso gratuito tra parenti, in prima linea retta tra i loro figli e i figli genitori per una riduzione al 6 per 1.000 e gli immobili strumentali dell'esercizio dell'impresa sul quale non viene applicata una aliquota maggiore rispetto a quella che viene definita dallo Stato e che la quale vengono versati diretti di gradini a questa tipologia di immobili. Per quanto riguarda i terreni agricoli, viene riconosciuta una riduzione per coloro che vengono effettivamente coltivati i terreni agricoli, quindi in uno stato di non abbandono, e un'ulteriore riduzione viene riconosciuta a coloro che sono in possesso o affittano terreni a coltivatori diretti o imprenditori agricoli, siano essi attività o in pensione. Questo vale sia per quanto riguarda i terreni agricoli che per quanto riguarda le aree di città. Per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, dall'addizionale IRPEF viene fatto un leggero ritocco e un aumento di per quanto riguarda la fascia che va da 15.000 a 18.000 euro, dove la riduzione passa da 0,5 a 0,57, e la fascia che va da 28.000 a 55.000 euro, dove la riduzione passa da 0,6 a 0,72. Rimane sostanzialmente invariato quello che è la soglia di detenzione fino a 10.000 euro di reddito, e l'aliquota per i redditi personali lordi di 15.000 euro che rimangono a 0,4. In questo modo utenti che presentano un reddito fino a 15.000 euro non hanno un aumento rispetto al 2014, si ha un aumento minimo per quelle fasce che vanno sopra i 15.000 euro, che parte da circa 3 euro per arrivare a un massimo di 40 euro per quei redditi che superano
i 75.000 euro. Questo ci permette di recuperare circa 75.000 euro rispetto allo scorso anno. Basta considerare che lo scorso anno il gettito dell'IRPEF era stato abbattuto di 105.000 euro, rimane quindi più basso rispetto al 2013, a circa 70.000 euro. Per quanto riguarda la Tari, qua c'è stato un aumento dei costi per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati di scarica per l'entrata in vigore di una circolare ministeriale che appunto fa aumentare quello che è il prezzo per il comune di smaltimento del rifiuto indifferenziato. Questo aumento è per il comune di 125.000 euro e come è strutturato il tributo della Tari avremmo dovuto riversare il costo integrale di gestione e quindi anche dello smaltimento del rifiuto sulle tariffe e questo avrebbe comportato un aumento del 5,9% di tutte le tariffe. Siamo riusciti però a ridurre questa maggiorazione grazie alle economie di gestione degli scorsi anni portandola a 50.000 euro. Questo comporta un aumento per quanto riguarda la tassa di rifiuti del 2,3% su tutte le utenze, sono utenze domestiche e non domestiche. Per quanto riguarda le utenze domestiche, la tipologia più presente sul nostro territorio, una famiglia con 4 persone e una casa di 100 metri quadrati, con questo aumento del 2,3% pagherà circa 7 euro in più. Al contrario invece una famiglia con un grosso componente, una casa di 80 metri quadrati, pagherà circa 3 euro in più. Quindi si tratta di aumenti minimi, che sono così che sono cambiati grazie alle economie. Le riduzioni che restano in vigore per quanto riguarda le tariffe domestiche sono quelle dello scorso anno, quindi un 30% di abbattimento della tassa rifiuti per i fabbricati rurali, un 20% per quelle abitazioni dello stagionale, un 20% di abbattimento della tassa per quelle utenti che fanno il compostaggio domestico attraverso l'utilizzo compost, un 20% di riduzione per chi ha la dimora all'estero, 40% per chi ha una distanza tassazionale maggiore a 1 chilometro e questa distanza viene misurata rispetto al tracciato carrabile più breve. Per quanto riguarda altre riduzioni che valgono sempre per le utenze domestiche, ma che vanno a osservare quello che è la situazione familiare interna dell'utente, c'è una riduzione del 70% per quei portatori di handicap, per chi ha in casa un portatore di handicap grave, oppure un soggetto certificato secondo la legge 508, quindi un invalido civile, un certo, un sordomuto, e chi è presente un invalido civile al 100%. Queste riduzioni sono riconosciute in presenza di un ISEE inferiore a 22.190 euro. Per quanto riguarda gli anziani a basso reddito, quindi persone che abbiano più di 65 anni, un ISEE inferiore a 10.092 euro, hanno una riduzione di 70 euro. C'è inoltre un abbattimento quasi della totalità, in quanto si viene ridotto del 90%, la tassa di tutti per quei nuclei familiari con particolari disagio che sono segnalati direttamente dagli assistenti sociali. Per quanto riguarda la tariffa domestica, questa viene applicata sempre in maniera ridotta per quelle famiglie che presentano un ISEE particolarmente basso, in 40.000 euro viene ridotto del 50%, un ISEE superiore di 1.000 euro viene ridotto del 25%, c'è una riduzione del 15% per quelli superiori del 15.000 euro. Per quanto riguarda le utenze domestiche, la riduzione del 10%, cioè quegli utenti che recuperano i rifiuti assimilabili ai urbani in maniera indipendente dalla gestione comunale, per quelle attività stagionali la riduzione del 20%, facciamo lo scorso anno un abbattimento del 15% per determinate categorie, quindi case di cura, case di riposo, ristoranti, bar, caffè, quattro punti e pescherie, che sono state categorie che nel cambiamento tra la vecchia Tari e la Tari avevano subito un incremento maggiore di tassa, appunto, e c'è una nuova riduzione del 35% per i banchi di mercato in quanto viene riportata la tariffa all'uso discontinuo per i banchi del territorio. Due riduzioni particolari, viene confermata, dovremmo confermare quella che è la riduzione del 40% della Tari per quegli esercizi che prevedono la dismissione delle slot machine da parte di quelli locali, da quest'anno coloro che hanno richiesto lo scorso anno che hanno riconosciuto l'ufficio sempre questa riduzione del 40%. Inoltre hanno introdotto la riduzione del 5% sulla tariffa per quelle utenze non domestiche che fanno parte di associazioni o consorzi aventi sede sul territorio comunale e che sono finalizzate o all'internazionalizzazione dell'impresa o alla promozione del territorio.
Per quanto riguarda la TARI, queste richieste di riduzione devono essere presentate entro il 15 di luglio e la prima scadenza di pagamento sarà a partire di settembre, anch'essa come dello scorso anno sarà rateizzata in 4 rate oppure si potrà pagare in un unico versamento. Sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno anche le altre delle voci di entrata, per quanto riguarda i tributi, il suo pubblico, l'IMU, la TARI, la pubblicità, per quanto riguarda le tariffe, il trasporto scolastico, la mensa, le concessioni cimiteriali, di segreteria, il matrimonio e le altre organizzazioni. Per il 2015, come sono ridistribuite le risorse derivanti dalla fusione, 200.000 euro sono stanziate dal mantenimento di quella che è la TARI. Se ricordate, lo scorso anno il Comune ha subito un taglio di trasferimenti per 1.200.000 euro che doveva essere coperto attraverso l'introduzione della TARI, TARI che però noi abbiamo costruito la volontà di coprire soltanto 1 milione di euro, quindi permettere di garantire una migliore pressione fiscale sulle famiglie. Inoltre, lo scorso anno è stanziato in uscita un capitolo che permette di abbattere di 177.000 euro la tassa rifiuti, grazie alle riduzioni che abbiamo visto prima, che se vogliamo confermare per il 2015, deliberate nel 2014, il primo peso su tutti i cittadini per 297.000 euro meno, l'addizionale IRPEF, nonostante il piccolo aumento di due fasce, ha una riduzione rispetto al 2013 di 70.000 euro e 87.000 euro saranno utilizzate per coprire quello che è il costo in più del comune dovuto alla riduzione della spesa per quanto riguarda le famiglie che utilizzano la carta scolastica, in quanto dallo scorso anno, e quest'anno andranno in vigore su tutta l'annualità, sono entrate in vigore le riduzioni per le tariffe che utilizzano la carta scolastica, quindi di conseguenza hanno aumentato il costo del comune di gestione e di copertura per quanto riguarda la tariffa. Se eliminassimo quelle che sono le risorse della fusione, da questo stanziamento che abbiamo visto prima, automaticamente avremo una TASI che peserà sui cittadini un 20% in più, una tassa rifiuti che peserà un 12,5% in più rispetto a quella che abbiamo adesso, un IMU con un peso del 10% in più e un addizionale IRPEF con un ulteriore peso del 10%. Naturalmente, per come sono strutturati i tributi per una aliquota progressiva, questo aumento sarebbe percepito maggiormente da coloro che utilizzano un'aliquota minore o hanno una rendita capitale minore, in quanto chi è già al massimo non può essere aumentato, quindi con ciò che dovrebbe essere recuperato da loro viene restato sulle soglie più basse. Quindi si vede come le risorse stanziate sulla fusione si abbattono tutti i tributi e hanno maggiori incrementi favoriti quelle che sono le fasce più basse, sia per quanto riguarda i redditi che per quanto riguarda le rendite. Le altre risorse della fusione che sono andate invece a finanziare la spesa anche per il 2015 finanziano quelli che sono i contributi degli affitti, i voucher sociali, i servizi educativi e i contributi agli indigenti. Quelle spese che troviamo nei servizi educativi e nei servizi sociali che rimangono inalterate rispetto al 2014 e che anzi vengono implementate. Per quanto riguarda l'obiettivo per il 2015, il tema della tassazione dei ricchi e dei tributi, l'obiettivo che si pone l'amministrazione è quello di un controllo, di un recupero dell'evasione per quanto riguarda i passi ferrabili e dell'evasione per quanto riguarda gli immobili fantasma, proprio per cercare di recuperare quelle che sono le stime che abbiamo visto inizialmente analizzando le voci di entrata. Questo naturalmente comporta anche un controllo di quelli che sono le dinamiche sui terreni coltivati al fine di contrastare quello che può essere l'utilizzo da parte di un cittadino di un'aliquota quando in realtà non ha un terreno, come abbiamo detto prima, coltivato, ma che lo lascia stato di abbandono. Per quanto riguarda la verifica delle nuove idee, questo è un punto molto importante, in quanto ad oggi con l'entrata in vigore dello strumento di calcolo delle nuove idee non sappiamo come questo si avrà una proiezione. Con l'entrata in vigore delle nuove idee non sappiamo come, a parità di ricchezza delle famiglie, se ci sarà una proiezione verso l'alto delle idee.
Questo quindi ci consentirà un'analisi, tramite un'analisi approfondita, di verificare come si proietterà l'idea sulle famiglie e quindi se sarà necessario, quello che vorremmo fare è rideterminare quelle che sono le soglie di idee per accedere alla riduzione dei tributi in modo da seguire quello che è l'andamento dei IDE. Questa è una richiesta che ci è stata anche sottolineata da parte delle indicazioni sindacali, su che anche loro si trovano sprovviste di banca dati per analizzare quello che sarà l'impatto del nuovo ISEE e che, con il quale appunto abbiamo sottoscritto un accordo sul bilancio che vi stiamo proponendo. Per quanto riguarda la local tax, come dicevo, questo è l'ultimo anno di utilizzo della IUC, quindi dovremo nel corso dell'anno predisporre il nuovo regolamento e deliberare le nuove attuazioni per quanto riguarda la local tax, non appena avremo gli strumenti per poterlo fare. Andando invece ad analizzare quelle che sono le principali voci di spesa, una delle più grandi voci di spesa del comune, che da quest'anno però non è più la più grande, la più consistente, è il personale. Personale che rispetto allo scorso anno è diminuito. Per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, che è diventata la voce più consistente del bilancio, in uscita, il costo rispetto al 2014 è aumentato di circa 125.000 euro, e di conseguenza che hanno portato un innalzamento del 20% per quanto riguarda la cassa di spesa. Per quanto riguarda l'obiettivo sul tema dell'ambiente, abbiamo quello di attivare il sistema di videosorveglianza volto a contrastare l'abbandono dei rifiuti, la progettazione e la realizzazione di un sistema unico di spazzamento, in quanto ad oggi il comune di Lari è ancora gestito da Geo, come anche la comunità Scientera è ancora gestito da Monte in Coppa, e quindi riuscire attraverso una modale a unificare due sistemi, e la progettazione di un sistema di gestione dei rifiuti finalizzato all'ottenimento, e l'obiettivo che noi abbiamo sul nostro programma di governo, del 65% di raccolta differenziale. Per quanto riguarda un'altra importante voce di spesa, è composta dalla scuola e dai servizi educativi. All'interno, una delle voci più importanti è sicuramente quella della gestione dei plessi, delle materie elementari e delle medie. Qua troviamo tutte quelle spese dove sostanzialmente il comune si sostituisce allo Stato e al Ministero nella spesa di carta, utenze e tutto ciò che riguarda la gestione del plesso scolastico. Per quanto riguarda l'altra voce più sostanziosa, troviamo quello che è il servizio di mezzi di trasporto, che pesa per 574.000 euro al netto delle voci di entrata pagate quindi dai cittadini e dagli utenti. Un importante stanziamento è quello riguardante i progetti a supporto dell'educazione scolastica, cioè tutti quei progetti che vengono svolti durante l'anno e sono totalmente finanziati dal comune, che hanno uno stanziamento di 37.700 euro. Per quanto riguarda le politiche sociali, è un settore questo in cui purtroppo, a causa della crisi economica che stiamo vivendo, sempre più famiglie si trovano ad accedere. E quindi è stato necessario da parte della Giunta mantenere quella che è lo stanziamento delle politiche sociali, anche per contrastare, come dicevo, quelle che sono sempre più le situazioni di criticità che si vengono a creare anche nel nostro comune. E quindi sono stati implementati quelli che sono i canoni di locazione per 50.000 euro, il buon servizio per gli asili-nido con stanziamento di 10.000 euro, l'iniziativa a favore degli anziani, il contributo agli indigenti per 65.000 euro. Sale quella che è la voce relativa ai voucher, che va a uno stanziamento di 6.000 euro, questi sono quei buoni, quei contributi che vengono dati a quelle persone in cambio di una prestazione lavorativa presso l'ente. La voce più consistente qua è dovuta alla gestione dei servizi sociosanitari, che viene gestita in maniera aggregata e che è pari a una quota versata dal comune per ogni cittadino, quindi una quota pro capite pari a 36,50 euro per cittadino. Per quanto riguarda un obiettivo su questi temi e su quello che è lo sportello del cittadino, quello che vogliamo fare è completare il progetto di attivazione del servizio CUP, quindi di sistema unico delle prenotazioni per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sanitarie, e la stampa degli esami, presso tutti i tre sportelli di Cascinatea, Gelari e Perignano.
Inoltre, l'implementazione del servizio dello sportello al cittadino con un ampliamento delle ore di apertura e l'attivazione di un sistema di front office con la contravvenzione per cui sarà possibile recarsi allo sportello per avere dei chiarimenti relativi a una contravvenzione e non recarsi alla sede centrale dei vicini. Per quanto riguarda il tema della sicurezza, stanziamento sul bilancio di 854.000 euro, la spesa relativa alla polizia municipale 110.000 euro è legata a quelli che sono gli automezzi, l'assicurazione e manutenzione degli automezzi stessi, la convenzione con il canile, qua dentro troviamo la strumentazione e le apparecchiature per gli accertamenti al codice della strada, la manutenzione della segnaletica luminosa e le spese relative alla sede della polizia locale. Per quanto riguarda le spese di protezione civile, queste si dividono tra la gestione della sede e gli utenti, quindi le prestazioni di servizio legate a questa, l'associazione di contributo all'associazione di volontariato che fanno grande compito di protezione civile all'interno del comune e il servizio di protezione civile intercomunale. Obiettivi per questo tema: una riorganizzazione per quanto riguarda la viabilità di Cascina Terme, più possibile condivisa con i cittadini, quindi da riorganizzare soprattutto il centro sia di Cascina che delle frazioni, la realizzazione della segnaletica orizzontale, sia verticale che orizzontale, quindi le strisce e i cartelli, la realizzazione di un piano operativo per il rischio idrogeologico e idraulico, come è stato fatto all'inverno con il piano neve, e l'introduzione del sistema di pronto intervento, quindi un tavolo di gestione delle emergenze e di prevenzione di quelle che possono essere le emergenze, guidato dal Comune insieme alle associazioni di volontariato in protezione civile. Per quanto riguarda le manutenzioni, che sulle spese hanno uno stanziamento di 8 milioni di euro, questi si dividono tra manutenzione del verde, le manutenzioni cimiteriali, le manutenzioni ordinarie della strada e le manutenzioni di tutti gli immobili. Per quanto riguarda le altre spese che abbiamo all'interno del bilancio di previsione, sono 162.000 euro per quanto riguarda la cultura, la biblioteca e lo sport, e in questa cifra sostanzialmente vengono coperti quelli che sono i costi per gli affitti delle biblioteche, le convenzioni per quanto riguarda il castello, le utenze relative alle biblioteche, e l'utilizzo del servizio di rete bibliotecaria, la convenzione per i teatri e i contributi all'associazione. Altra voce sono le gestioni degli impianti sportivi per 118.000 euro, qua troviamo il contributo alla gestione di tutti gli impianti sportivi presenti nel territorio comunale. Uno stanziamento di 85.000 euro per quanto riguarda lo sviluppo economico, 60.000 euro per quello che è l'aspetto del territorio, 401.000 euro per l'illuminazione pubblica, che sostanzialmente la voce è composta da quelle che sono le utenze dell'illuminazione, e 51.000 euro per la gestione dell'interno. Analizzando quello che è lo sviluppo economico più nel dettaglio, il turismo, l'obiettivo dell'amministrazione è realizzare quello che è e predisporre un piano per lo sviluppo del turismo nel nostro territorio, in collaborazione con Campus Lucca, che è un distaccamento dell'Università di Pisa specializzato sul tema del turismo. Inoltre l'attivazione dell'ufficio turistico su due poli, dando apertura agli sportelli sia su Cascina Terme che su Mare. Andando più nello specifico a vedere quella che è la composizione della spesa corrente, vediamo come il 25% della spesa sia composta da spesa di personale, il 27% da spesa legata al ciclo dei rifiuti e il 9% spesa legata al rimborso dei mutui. Vedete quindi come il 60% della spesa sia ingessata, quantomeno di difficile modifica. Questo comporta che l'amministrazione ha facoltà di gestire in maniera più libera quelle che è il restante 40% di spesa, che comunque riesce a finanziare per il 9% quelle che sono le politiche sociali, per il 7% quelle che sono i servizi scolastici, 20% le manutenzioni e il resto della spesa che abbiamo analizzato in adesso. Quindi vediamo come sostanzialmente la spesa comunale resti bloccata da tre voci di uscita presso poco obbligatorie. Per quanto riguarda i lavori pubblici del 2015, abbiamo in programma come per il 2014 la realizzazione di 500.000 euro di asfaltature, 50.000 euro volte a un ampliamento dell'illuminazione pubblica,
65.000 euro stanziati a completamento dei lavori da svolgere sulle risorse del forestiero, 100.000 euro serviranno per la ristrutturazione del palazzo comunale di Cascina Terme. Questa cifra è stanziata per permettere la sua messa in sicurezza e riapertura e quindi riuscire a fare subito delle economie in parte corrente, riuscendo a eliminare quelli che sono gli affitti su Cascina Terme. Per quanto riguarda la cifra di 150.000 euro, questa è stanziata per la ristrutturazione e la copertura delle vecchie sezioni di loculi del cimitero di Milano. In seguito, qui abbiamo il piano triennale delle opere pubbliche, quindi al di là delle tre voci che abbiamo già ritrovato attraverso gli investimenti del 2015, il 2016 sarà un anno particolarmente impegnativo in quanto c'è la realizzazione del plesso scolastico di Cascina Terme, 500.000 euro di asfaltature, la realizzazione del parcheggio per l'Agio di Santa Caterina, la realizzazione dei nuovi colombari presso il cimitero di Lavaiano e la realizzazione di un'area verde presso la frazione di Cerquato. Per quanto riguarda il 2017, all'interno del piano delle opere pubbliche, troviamo quelli che sono la sistemazione della piazza Vittorio Veneto per Ignano, la manutenzione straordinaria dell'impatto comunale per Ignano di 500.000 euro e la ristrutturazione della pavimentazione del quartiere Venezia in Cerri. Altri obiettivi di carattere generale che interesseranno l'amministrazione, perché proposti per il 2015, sono quello di una gestione interamente digitale degli atti interni, e quindi delle delibere e dei termini, di tutti quegli atti interni amministrativi per riuscire a razionalizzare e ridurre ancora di più quella che è la spesa corrente dell'ente, un'implementazione del sistema di gestione delle carte online e la finanza delle modalità di pagamento online per quanto riguarda tutti i servizi che sono erogati dal comune. Per quanto riguarda la pianificazione del territorio, l'aggiornamento della nuova azione degli strumenti legati al governo del territorio, quindi il piano strutturale e il piano operativo, e la progettazione del piano per quanto riguarda la mobilità ciclabile, ci permetterà di pianificare quelle che possono essere le piste ciclabili all'interno del territorio comunale, e di un piano delle antenne in modo da permettere l'individuazione delle aree su cui far installare le antenne. Per quanto riguarda il piano delle allenazioni, relativo all'esercizio dell'anno 2015, per il triennale 2015-2017, risulta confermato quanto approvato nel 2014. Quindi restano all'interno del piano delle allenazioni due appartamenti siti a Lari, l'ex scuola della Vaiano, l'ex scuola di Colle Montanino, un'area di Cascina Terme, un terreno, l'ex immobile destinato ai macelli pubblici di Cascina Terme e un terreno edificabile sito in San Terme. Per quanto riguarda un ulteriore allegato che viene discusso insieme all'approvazione del bilancio di funzione 2015, sono previsti gli stessi piani di edilizia economica popolare del 2014 che non siano stati individuati all'interno del territorio dell'ex comune di Lari e dell'ex comune di Cascina Terme. Per quanto invece riguarda i piani di zona per gli insediamenti produttivi, questi non sono presenti e non ci sono aree disponibili, quindi è riconfermato quanto è stato liberato nel 2014. Per chiudere un breve epilogo di quelli che sono di quella che è la situazione di entrata del comune, che come dicevo anche il 2015 ha sottolineato quello che era già un trend degli anni passati di continua riduzione dei trasferimenti verso il comune. Al di là di quello che è il trasferimento dovuto alla fusione, il comune oggi può contare solo su 45.000 euro per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, 60.000 per l'ulteriore trasferimento del minor getto IMU e 100.000 per lo sviluppo degli investimenti. Quindi un territorio che riceve circa 200.000 euro e che ogni anno gira allo Stato e agli altri enti più di 1,5 milioni di euro. Credo che il risultato ottenuto con la proposta di questo bilancio possa essere sostanzialmente molto positiva, in quanto è da considerare la costante incertezza all'interno della quale abbiamo lavorato per riuscire a portare qua una proposta di bilancio. Infatti quelle cifre che tagli ad esperimenti che abbiamo visto fino ad oggi sono state confermate soltanto poche settimane fa. Esattamente noi avevamo disegnato quello che poteva essere il bilancio comunale, salvo poi dover riaggiornare tutto una volta che i tagli a trasferimenti sono stati riaggiornati. Quello che vorrei riconoscere e poi ringraziare anche lo sforzo portato avanti da tutta la giunta e dagli uffici per cercare di razionalizzare quella che è la spesa corrente, che ci ha permesso di eliminare costi per circa 480.000 euro senza pagare quelli che sono i servizi al cittadino. Quindi credo che se l'obiettivo della fusione era quello di realizzare un comune che
fosse riorganizzato e desse più servizio al cittadino, questa nonostante la situazione in cui abbiamo visto sia una cosa giusta da questi. Grazie. A questo punto il dibattito è aperto. Parlatori, prego. Allora, buonasera a tutti. Il bilancio, oltre a quello che ha detto appunto il vice sindaco, è anche l'atto politico più importante che racchiude la volontà di chi amministra di trasformare in atti concreti quello che era il programma elettorale che i cittadini hanno scelto con il loro voto. Dalla lettura di questo bilancio, ma anche della relazione previsionale programmatica, a mio avviso emerge un orientamento basato più sul tentativo di far fronte all'ordinaria amministrazione dell'esistente che non e impedisce comunque di fatto una progettualità futura. La grave situazione della finanza locale e le considerazioni dei danni che sta creando con i suoi interventi lo Stato centrale sulla municipalità rappresentano un dato di fatto che mi pare che sia stato sottolineato, ma merita forse qualche altra specifica anche con riferimento a quelli che sono poi gli interventi che l'amministrazione intende operare per tamponare questa situazione di assurda crisi che lo Stato comunque ci porta a affrontare. L'intenzione dello Stato centrale è di ridurre progressivamente le risorse verso i comuni e direi in modo eclatante verso il nostro comune, perché anche in sede di commissione era stato riferito che erano stati chiesti dei chiarimenti con riferimento a questo enorme taglio che viene fatto sul nostro comune, forse più che su altri comuni, e mi viene da dire guardi a scapito di quella che è stato lo sforzo per fare la fusione, ma che appunto non ha ricevuto risposta. Ecco, questa intenzione dello Stato centrale rappresenta, secondo me, fa sì che questo bilancio sia un atto che, quantomeno per la maggioranza in particolare, rappresenta un atto politicamente imbarazzante, anche perché la stessa amministrazione si trova a dover fronteggiare la stessa area politica che comunque rappresenta lo Stato. Il primo aspetto che è stato evidenziato, comunque sia in tutta la relazione, mi pare che venga appunto celebrato, è il grande sforzo, lo sforzo eccezionale che questa amministrazione e le strutture impegnate nella predisposizione della relazione dei documenti di bilancio abbiano fatto, a fronte anche dell'incertezza appunto che rammentava il vice sindaco. Però mi chiedo, così come ho chiesto anche in commissione, come sia possibile sostenere questo taglio. E onestamente le scelte che sono state adottate per sostenere questo taglio sono a mio avviso, diciamo, poco realiste. Anche perché, se non ho capito male, questi 800.000 euro di minor trasferimento da parte dello Stato vengono in qualche modo compensati con delle scelte che sono principalmente tre. Una, la lotta all'evasione fiscale, sicuramente condivisibile naturalmente, in particolare appunto sui terreni, su questi immobili fantasma, ma che in realtà credo che rappresenti un dato poco realistico, perché comunque le difficoltà di far fronte a quella che è l'imposizione tributaria e fiscale sono comunque note a tutti, e quindi non so fino a che punto la gente, seppur coartata, riuscirà a far fronte alle richieste che gli vengono appunto imposte. Recuperare poi altri, oltre questi 400.000 euro, altri 486.000 euro dal taglio alle spese di gestione dell'ente, tanto di cappello, ma mi pare alquanto impossibile, perché è vero che c'è stata una riduzione di spesa per l'indennità di posizioni di deficit che da 6 passano a 4,
È vero che ci sarà un taglio di cancelleria sulla spesa della cancelleria e per tutte le altre spese della, di gestione dell'ente, utenze, telefonia e quant'altro è stato menzionato, ma per arrivare a 486.000 euro mi sembra un po' fantasioso. Quindi, a prescindere dal fatto che tutte le voci non riusciranno mai ad arrivare a un dato, penso, nemmeno simile a quello che viene sospettato, la domanda che comunque noi ci poniamo è anche questo, quello di dire ma allora serviva proprio un taglio da parte dello Stato per far sì che ci fosse un risparmio nella gestione dell'ente? Cioè, questo taglio a questo punto forse è stato opportuno, perché si è forse risparmiato effettivamente su spese che in qualche modo già da tempo potevano essere in qualche modo riviste e sistemate. Ma mi chiedo ancora se forse ce ne siano altre di spese che in qualche modo, come quelle che avete menzionato, possono essere un pochino aggiustate, comunque sia ridotte per far sì che ci sia un ulteriore risparmio. E poi la decisione di aumentare la distrale IRPEF per senatari. Ecco, su questo aspetto mi viene da chiedersi se a fronte di questi aumenti delle tasse non mi pare che vengano corrisposti ai cittadini nuovi servizi o che vengano addirittura potenziati i servizi attuali. Non mi pare che ci siano prospettive di investimento, iniziative che possano alleviare le difficoltà sempre maggiori che le nostre famiglie a causa insomma, della crisi vivono quotidianamente. Mi chiedo quindi se un bilancio che scommette su un dato assolutamente pericoloso, perché comunque sia tutte queste voci sono voci che non hanno una risposta realistica e concreta certa, mi chiedo appunto se scommettere su questo dato possa in qualche modo essere pericoloso o meno. Ricordo che facendo appunto i dovuti conteggi, se non sbagliamo, il 9% del nostro bilancio, l'8-9% viene comunque rischiato su questa probabilità di risparmiare e incassare. Mi permetto di sottolineare che nella stessa relazione programmatica si legge testualmente, e questo lo voglio leggere appunto così come riportato nella relazione perché è un dato importante, perché nella stessa relazione si dà atto che cresce l'esigenza di sostenere economicamente le famiglie in difficoltà. Inoltre l'ormai alto numero di ultra 65 anni, in grande maggioranza titolari di pensione sociale, rende necessario intervenire con sussidi e sgravi fiscali e assistenza domiciliare. Quindi mi chiedo proprio, con riferimento alle condizioni socio-economiche che nella relazione delle famiglie, che nella relazione programmatica previsionale vengono in qualche modo sottolineate, come si possa pensare che sia certo il recupero di somme pari a 800.000 o 1 milione di euro. Ricordo tra l'altro che, e mi viene anche il dubbio, che questi dati forse non siano dati così corretti, visto che vengono anche elaborati sulla base di quelli che sono i recuperi crediti negli anni passati, ma che negli ultimi mesi hanno portato molti cittadini, quantomeno per quanto è mia conoscenza, nella zona dell'ex comune di Lari, a fare delle contestazioni su richieste di pagamento che in realtà erano del tutto errate. Quindi mi chiedo se questo bilancio possa, e penso che non lo sia, e se possa dirsi effettivamente sano. Le uniche risorse che mi pare certe che emergono da questa illustrazione sono date dall'eredità del passato, che sono appunto poche, perché naturalmente in questi anni, negli anni passati, i due comuni hanno fatto fatica a far fronte alle loro esigenze. E poi le altre risorse sono quelle della fusione, che però appunto, come risulta ben indicato nei prospetti che sono stati mostrati, vengono investiti, mi viene da dire a questo punto giustamente, perché non c'era altra via di uscita, perché se
per limitare i danni, sicuramente in tasi, tari, IMU, addizionale ISEF, tariffa mensa scolastica. Ma io allora mi chiedo, e mi rendo un'ultima considerazione da fare, se il bilancio è impiccato, chiamiamolo così, a soldi che in qualche modo dobbiamo ancora incassare, e se i soldi della fusione vengono impegnati per risanare, in qualche modo alleviare l'aggravio che comunque c'è sulle famiglie dal punto di vista dell'aumento degli effettati, mi chiedo come facciamo a contrarre un mutuo. Comunque mi vengono dei dubbi e delle perplessità di come facciamo a contrarre un mutuo di 6.725.000 euro a partire dal 2016, quando mi risulta che i mutui in scadenza al 31 dicembre 2015 svincoleranno soltanto 100.000 euro e che però rimarranno altri 300.000 euro fino al 2020. Questa opposizione esprime tutta la sua contrarietà e anche la sua perplessità e la sua preoccupazione a capire cosa succederà quando finiranno i soldi che arrivano dalla fusione e che comunque a quel punto, quando finiranno i soldi della fusione, avremo, oltre a dover, diciamo, a quanto pare, perché ci è stato detto, aumentare le imposte attuali di non poco, dovremo anche sostenere mutui abbastanza importanti, mutui che appunto finiranno anche quando, cioè ci saranno anche quando finiranno i soldi della fusione e che incidono, secondo l'ultimo prospetto che ci ha fatto il vice sindaco, per il 9%. Quindi mi permetto appunto di sottolineare sovrastima che è stata fatta nella redazione di questo bilancio e perplessità e i dubbi che effettivamente si possa riuscire a coprire questo buco che arriva da parte dell'Italia e trasferimenti dello Stato con somme che chissà dove e chissà quando potrebbero essere incassate, ma non è certo che verranno incassate. Quindi anticipo che naturalmente il voto del nostro gruppo sarà un voto assolutamente contrario e concludo quindi la mia discussione con questa dichiarazione di voto. Sono altri interventi? Cartacci? Sì, grazie, buonasera a tutti. Io invece, a differenza della consigliera Ballatori, credo che con il bilancio di previsione di quest'anno si sia fatto un ottimo lavoro. Lo dico con soddisfazione, insomma, perché con i tagli che si è visto riuscire non solo a contenere la pressione fiscale, ma anche riuscire a investire qualcosa in più, insomma, in settori che sono fondamentali in un momento come quello che stiamo vivendo, quindi la scuola e il sociale, penso che sia un successo importante. Per quanto riguarda l'osservazione che giustamente la consigliera faceva riguardo alle cifre che sono messe in bilancio e che naturalmente poi fino al momento in cui si vanno a confrontare queste cifre non si ha certezza, vorrei però ricordare che l'ex territorio, l'ex comune di Lari, ha fatto questi recuperi negli anni passati e le cifre che erano state messe poi sono sempre state recuperate, basta insomma andare a rivedere i dati. E così come i tagli alla spesa corrente non sono dati fantasiosi, cioè nelle voci di bilancio ci sono delle cifre ricavate da un taglio di 476.000 euro, per cui se su una voce di bilancio c'è tot, si spende tot, non si spende più, quindi quelle non sono cifre campate in aria, sono le cifre che poi stanno all'interno del bilancio di previsione e che poi saranno impegnate e spese. Per quanto riguarda i dubbi circa i mutui, penso si riferisse riguardo alla costruzione delle scuole, insomma, arriviamo al 2016 e poi penso che se ne possa riparlare a questi banchi. Sicuramente
qui, cioè, il lavoro che stiamo facendo è un lavoro per cercare di andare a limare la spesa corrente in maniera da liberare anche lo spazio per questi mutui. Cioè, la spesa, la voce di investimento, ad esempio, sulla ristrutturazione del palazzo comunale a Casciana, ad esempio, ci permette poi di risparmiare degli affitti che sono tuttora a spesa corrente, e poi quindi ci troviamo per poter investire su mutui. La spesa di personale che presumibilmente potrebbe ancora ridursi nei prossimi anni. Quindi questi sono tutti aspetti che vanno, secondo me, presi in considerazione quando si analizza un bilancio come il nostro, che insomma, è quello di un comune nuovo e che deve avere, sicuramente si deve proiettare nel futuro anche fino alla fine della legislatura e quindi anche per i prossimi 4 anni. Grazie. Altri interventi? Cosa ha già accettato Matteo, perché rispondere a questa posizione io credo sia opportuno e doveroso in maniera un po' più puntuale, perché nonostante abbiamo fatto della Presidenza a questo punto sei commissioni in cui tra motivi personali vari, deserti e divenute un po' deserte da parte dell'opposizione, insomma, siamo riusciti in qualche maniera poi a chiarire, io credo, quanto ci è stato richiesto. Io devo dire che il primo dato che io voglio, diciamo, dire all'opposizione è quello che in tutte queste commissioni non è mai venuta una sola idea, una sola proposta da parte vostra per migliorare questo bilancio. Questo io lo devo dire e lo voglio dire con fermezza, perché il vostro, giustamente, il vostro impegno è stato quello di chiedere, domandare, conoscere, e mi sembra che sia giusto e doveroso. No, è anche quello, l'avete sempre detto, di fare proposte, di dire le vostre idee, di dare un contributo a questo bilancio. Sfido chiunque ha partecipato alle commissioni a dire che sia venuto fuori una sola idea e una sola proposta, e questo non credo che ve ne sia merito, non ve ne possiamo dare merito. Quando si parla di cifre messe giù a caso, mi offende e ci offende in maniera particolare, perché chi ha lavorato a queste cifre l'ha fatto con onestà, impegno e dedizione e conoscenza dei numeri. Quando mi si dice che se erano possibili allora architagli e altre cose, probabilmente sì, ma verranno negli anni nel corso della fusione. I 486.000 euro che siamo riusciti a risparmiare quest'anno, che sono effettivi, non è una cifra buttata là per fare 1 più 1 uguale 2, sono derivati da tutte quelle cose che sono state, diciamo, le regole di contrattazione di tante spese, nuovi contratti, fatti in ragione della fusione con delle economie che sono sorte fuori in maniera chiara e quindi già, diciamo, certificata. Ci saranno sicuramente tantissime altre possibilità che poi ci daranno, come ha detto l'assessore Cartacci, la possibilità di svincolare più possibili, diciamo, delle risorse in più per poter arrivare poi all'accensione dei mutui per quelle opere importantissime per il nostro territorio come sono le scuole. Sicuramente il personale, a mano che andrà in diminuzione con la riorganizzazione del lavoro, non verrà, se è possibile, rimpiazzato, e quindi saranno le economie, ma ci saranno delle economie che nel tempo arriveranno dalla tutta la serie di contrattazioni, di prestazioni che col tempo verranno fuori. Mi viene a mente il discorso sulla TAVI, quando riusciremo a fare una riorganizzazione su un territorio con delle nuove gare, tutto quanto, sicuramente avremo certamente da quello degli altri, delle risorse. Un'altra cosa che mi preme sottolineare è l'investimento che abbiamo fatto sul sociale. Sembra che abbiamo dato addosso alle fasce più deboli, invece da questo bilancio è chiaro che il nostro intento è stato quello di difendere e salvaguardare le fasce più deboli. Mi viene a mente l'agevolazione
che abbiamo che riguarda sempre sulla Tari quelle persone oltre 75 anni con un ISEE che equivale alle due pensioni minime, e poi ne possiamo trovare un po' in tutte le nostre popolazioni quello che riguardano le fasce più deboli e in special modo le persone più anziane. Io un bilancio che investe 864.000 euro sulla scuola, 665.000 euro sul sociale, che cerca di calmierare un aumento di 125.000 euro sulla Tari, che non è certamente dovuto a colpe nostre, riducendolo da un 5,9 a un 2,6, e credo sia stato uno sforzo enorme. Un'altra cosa che mi era passata, ma è, come è stato detto la consigliere Ballatore all'inizio, non abbiamo mai nascosto le nostre critiche al governo centrale. Sembra che siccome è un governo, diciamo, che è da un'altra parte politica, anche se in parte voglio un po', diciamo, specificare, noi abbiamo comunque sempre posto le nostre critiche, aperte anche, perché un taglio di 830.000 euro, a nostro avviso, è, diciamo, sproporzionato e anche ingiusto nei confronti di un'amministrazione come la nostra, che si è impegnata e che si impegna in maniera, diciamo, attiva e concreta da sempre. Certamente, analizzando il dato con gli altri comuni limitrofi, abbiamo visto che ci sono le discordanze, siamo in linea con Pontedera, non con Ponzacco, siamo in linea con Crespina e Pauglia, insomma, questo sinceramente è vero, non ci hanno dato spiegazioni, e questo me ne rammarica anch'io e me ne fa anche rabbia. E questo non l'abbiamo detto in commissione, non abbiamo mai nascosto la nostra contrarietà e la nostra, e continuiamo a fare pressione anche tramite lanci verso il governo centrale perché ripensi questa politica che secondo noi è sbagliata nei confronti degli enti locali. Io poi che posso aggiungere? Il bilancio è stato spiegato in maniera più che ottima dall'assessore del vice sindaco e credo che come è stato anche affermato più volte dall'opposizione è stato riconosciuto il nostro lavoro, diciamo, perché anche in commissione quando parlavamo dei tagli delle cifre, anche da parte vostra mi sembra di aver percepito la concretezza la vostra coscienza della difficoltà di riuscire a chiudere un bilancio con queste cifre. Io credo che, anzi sono più che certo, che le cifre che noi abbiamo messo in bilancio risulteranno al momento del consultivo quelle che noi abbiamo proposto oggi, perché anche quando riguardiamo il recupero dell'evasione fiscale, che innanzitutto è un fatto di equità fiscale, di equità verso tutti i cittadini, perché ogni cittadino deve pagare dalla sua parte e chi non la paga fa un furto, tra virgolette, a tutti gli altri cittadini. Quando abbiamo messo quelle cifre non sono cifre messe lì, come ho detto prima, per far andare 1 più 1 vale 2, ma sono cifre messe in base alla storicità, alle nostre esperienze e al lavoro degli uffici. Io credo che a questo bilancio bisogna votare a favore, perché è un bilancio, è il miglior bilancio possibile in questo momento. Per cui invito tutti a un voto favorevole. Grazie, ci sono altri interventi. Sì, buonasera a tutti, io vorrei fare una riflessione in merito a quello che si dice le spese dell'Unione Valdera, in riferimento a quello che è il prospetto che ci è stato inviato dall'ufficio competente. Dunque, la prima riflessione è stata relativa al dato che qui in tabella è menzionato come gestione, stipendi e concorsi, pari a 19.800 euro. Dunque il comune di Cascina Carmelari spende 20.000 euro annui per il servizio di buste paga per il servizio dei concorsi. Quindi praticamente spende quanto il costo di un dipendente part-time.
Ora, secondo me questi potrebbero essere risorse che potrebbero essere davvero ottimizzate dal comune, cioè non penso che al nostro comune manchino le professionalità per gestire autonomamente questo servizio. Quindi credo che potremmo fare economia già di questi 20.000 euro. L'altra voce relativa alle spese dell'Unione riguarda invece la gestione del SUAP. Dunque, il servizio SUAP avviato dall'Unione all'incirca 2 anni e mezzo fa prevedeva inizialmente un periodo transitorio dove appunto i comuni mettevano il proprio dipendente che ruotava all'Unione per garantire appunto il servizio SUAP. Ad oggi però continuiamo a pagare la nostra dipendente e continuiamo anche a pagare il servizio, quindi paghiamo 2 volte. Cioè questo è un servizio che è sempre una parte transitoria e che quindi ha necessità di essere definito anche in merito ai termini di rapporto tra Unione e Comune di Casciana Termelare. E credo anche che questo meriti una riflessione più ampia, cioè a nostro avviso la fusione doveva essere l'alternativa all'Unione, perché sicuramente ora con il nuovo comune abbiamo maggiore professionalità, i nostri dipendenti sono capaci, conoscono la propria realtà, il proprio territorio e quindi non c'è altro da imparare dall'Unione dei Comuni. Quindi non vedo perché certi servizi non possono essere gestiti internamente. In più, a differenza di prima, abbiamo anche un numero ottimale di abitanti, cioè questi sono gli studi che sono stati fatti sull'andamento degli enti locali, noi abbiamo un numero di abitanti che sicuramente ci permetterebbe di ottimizzare le risorse e quindi non vedo perché laddove si può tagliare la spesa e laddove si possono mettere avanti i bisogni del cittadino, credo che poi uno deve anche fare un passo indietro e uscire dall'Unione. Là invece dove ci può essere un beneficio, un ritorno positivo nei confronti del cittadino, allora ben venga. Credo che l'esempio lampante sia ad esempio il servizio scolastico del prepagato, che è l'unico comune che fa il prepagato della tutta la Valdera. E a mio avviso è il servizio anche migliore rispetto al post pagato degli altri comuni. Tra l'altro leggevo un po' di tempo fa un articolo su un quotidiano locale che appunto menzionava il comune di Casciana Termelare come il comune che aveva meno ritardi di pagamenti rispetto a chi invece segue il post pagato. Quindi è un ennesimo anche questa dimostrazione che se vengono svolti anche internamente certi servizi vengono anche fatti nel modo migliore. Quindi anche su questo aspetto l'unica cosa però che, di cui mi rimane il dubbio è che essendo l'unico comune che fa il prepagato, mi chiedo, spero comunque di essere dimenticata, non vorrei che, essendo appunto dicevo l'unico comune che ha questa tipologia di servizio, l'Unione ce lo faccia pagare e in realtà il servizio poi ce lo gestiamo da soli, quindi paghiamo il servizio però lo gestiamo da soli, quindi paghiamo 2 volte. In merito poi a le tariffe scolastiche di cui ha accennato il vice sindaco, mi auguro che si possa arrivare presto all'uniformità delle tariffe, visto che al momento sono sempre in vigore le tariffe dei 2 comuni. E poi l'ultimo appunto, giusto per puntualizzare l'intervento del capogruppo Ceccotti, la consigliera Vallatori voleva appunto riflettere sul fatto che i buchi di bilancio dei comuni che ad oggi sono commissariati sono stati fatti anche mandando delle cartelle esattoriali italiane, quindi che poi non sono state risposte, quindi non è che voleva ovviamente promuovere le varie iniziali. Prego.
Buonasera a tutti. Io vedo che nell'intervento del capogruppo Cercotti ci sono stati due errori e un'inesattezza. Però questo penso che mi sia data la possibilità di rimediare, visto che facendo anche i Vignoli, in questo ordine del giorno si può, la discussione è unica, ma si può intervenire 11 volte a testa, no? Essendo 11 i punti scritti all'ordine del giorno, quindi insomma altri 10 tentativi, come tutti noi del resto. L'inesattezza sta nel fatto di dire che le commissioni sono andate disatte da parte dell'opposizione. Forse l'intervento se l'era preparato rivolto all'altra opposizione, che stasera è assente, quindi non parliamo di loro. Questo credo che non possa essere rivolto a noi, perché pur nelle difficoltà di organizzarci con l'impegno di lavoro che tutti abbiamo, e non riguarda credo solo l'opposizione ma anche la maggioranza, però noi, essendo in numero minore, siamo più sottoposti a avere qualche assenza nelle commissioni, ci siamo sempre organizzati per venire alle commissioni e dare il nostro contributo, soprattutto conoscitivo, come giusto che sia, perché il bilancio è un atto che predispone la maggioranza e noi abbiamo il diritto dovere di chiederne conto. Questa è l'inesattezza. I due errori secondo me sono uno che è intervenuto precocemente, di solito non lo fa, però insomma, come dicevo prima, c'è anche la possibilità di intervenire. Questo perché se avesse avuto la pazienza di ascoltare l'intervento della consigliere Passerai, probabilmente anche il mio, forse qualche proposta qui dentro ce la trova. E è chiaro che la critica va nella direzione di dire non aver fatto proposte in commissione. Mi viene da dire, se l'intervento del capogruppo Cercotti si conclude con questo è il miglior bilancio possibile, è chiaro che non ne teneva neanche di conto delle proposte migliorative che potevano arrivare dalla minoranza. Questo è chiaro che è il miglior bilancio possibile, quindi è già chiuso così. L'altro errore è che, questo invece lo commette spesso, è che si rivolge sempre all'opposizione e non ai cittadini. Io mi permetto di sottolineare che noi abbiamo dei ruoli ben definiti e non è che è una gara fra la maggioranza e l'opposizione a chi fa meglio i propri doveri. Credo che ognuno di noi eserciti il proprio ruolo secondo il mandato dei cittadini. Quindi tutti noi siamo qui a rappresentare le istanze dei cittadini e la maggioranza ha l'obbligo e il dovere di presentare le proposte e noi svolgiamo una funzione di controllo. Se poi vogliamo fare delle proposte le facciamo, se no non le facciamo, non credo che con questo veniamo meno al nostro ruolo. Detto questo, io credo che bisogna ripartire raccogliendo anche l'argomento principale che è stato toccato un po' da tutti gli interventi, che è quello della difficoltà nel far quadrare un bilancio visti i tagli consistenti che sono stati fatti al governo centrale. Questo argomento è stato trattato sicuramente in tutte le presentazioni della cittadinanza, è stato più volte affrontato in commissione e anche condiviso. Ne abbiamo la riprova anche stasera, insomma è stata una cosa condivisa, al di là dell'appartenenza politica, se poi uno condivide tutto, in parte o per niente. Penso che sia un discorso oggettivo che chi ha la responsabilità di amministrare un ente locale debba mettere sul piatto. E io credo che questo argomento vada posto in maniera più stringente, non soltanto dicendoselo magari anche in commissione, ma prendendo come Consiglio Comunale una posizione chiara e definita, per mezzo anche di una votazione. Io avevo voluto portare stasera un ordine del giorno che sottolineava la difficoltà di questo Comune nel far fronte ai tagli del Governo, ma confrontandomi con la Segretaria Comunale, leggendo il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale dell'ex Comune di Lari, che è tuttora in vigore fino a che non entra quello nuovo, mi sono accorto che non c'era possibilità di presentare l'ordine del giorno ancorché collegato a uno dei punti già iscritti all'ordine del giorno. Questo lo dico a margine, tra parentesi, credo che
limiti un pochino l'azione dei consiglieri comunali, in altri comuni si fa perché in questo modo si arricchisce la discussione. Vi chiedo di tenerne conto in fase di predisposizione del nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale come una possibilità da introdurre. Per ora mi limito a fare alcune brevi considerazioni annunciando che quest'ordine del giorno lo presenterò al prossimo Consiglio Comunale, magari prima anticipandolo ai capogruppo degli altri gruppi consigliari. La riflessione non viene fatta soltanto per questo governo, ma credo che, e questo era già stato un po' accennato nella discussione sul bilancio di previsione del 2014, c'è da dire con chiarezza che è da almeno 20 anni che il comparto enti locali ha subito ingenti tagli da parte del governo centrale, qualunque sia stato il colore politico, contribuendo molto di più di altri settori della pubblica amministrazione, magari anche quelli laddove invece si potrebbe si dovrebbe tagliare di più, a risanare i conti dello Stato. Anche questo governo procede sulla stessa strada, è una strada dei tagli indiscriminati e tagli lineari che rischiano di configurare un attacco all'autonomia degli enti locali e continuano con le scelte discrezionali che mettono in grave difficoltà tutti i comuni, soprattutto quelli medio piccoli. Questa cosa l'ha evidenziata in modo molto chiaro l'ANCI, anche tramite l'attuale presidente Piero Fassino, che portando delle cifre ha dimostrato come i comuni hanno già contribuito dal 2010 ad oggi al risanamento finanziario del paese per 3,7 miliardi di euro, 8 di tagli e 9 di contributi al patto di stabilità, quindi oltre a questo. La legge di stabilità approvata da questo governo provoca un grande disagio e questo credo che sia condiviso da tutti, perché in essa è contenuto un effetto combinato di riduzione delle risorse correnti comunali sul 2010 per, come dicevo, 3,7 miliardi, prima era 17,8,9, scusate lo sbaglio, che si sostanza per il comune di Cascina Termelari, come già stato sottolineato più volte, in un taglio di 770 mila euro che fa passare il fondo di solidarietà da 805, i trasferimenti allo Stato da 805 mila euro a 45 mila euro. Qui dentro c'è anche l'assurdo provvedimento sull'IMU agricola, che sarà, io credo, la voce di recupero chiesta dallo Stato che metterà in maggiori difficoltà il nostro comune, perché della cifra stimata di recupero dell'IMU agricola sull'ex comune di Cascina Terme, probabilmente, come ha sottolineato più volte in commissione l'assessore Raccini, il funzionario Raccini, potrà essere riscuotibile per circa la metà di quello che è stato stimato. Un taglio così ingente, lo diceva prima la capogruppo Ballatori, rischia di vanificare gli sforzi che sono stati fatti dal basso quando gli ex comuni di Cascina Terme e di Lari hanno deciso di intraprendere il percorso della fusione, non solo, ma anche per gli incentivi che gli venivano erogati, permettendo al nuovo comune di attrezzarsi in vista delle prospettive future, perché 770 mila euro superano di gran lunga 500 mila euro che lo Stato eroga al comune di Cascina Terme Lari per la fusione. Quindi io direi che questo ordine del giorno dovrebbe esprimere grande preoccupazione e dissenso verso le politiche di questo governo, e spero che venga votato da tutto il Consiglio Comunale, perché solo in quel modo verrà fuori una presa di posizione chiara che si potrebbe sostanziare anche al di fuori delle stanze del Consiglio Comunale con iniziative analoghe a quelle che furono fatte nel 2010 contro i tagli del governo, portando anche con iniziative eclatanti, anche un po' folcloristiche, che però servirono per attirare l'attenzione della popolazione in merito a questi tagli. Perché in questo periodo, se non si spiega bene questa cosa, si rischia che aumenti ancora il distacco tra i cittadini e le istituzioni.
Questo come premessa. Poi andando a vedere invece le voci più nello specifico, insomma il bilancio e quello che è stato presentato, io vorrei partire a fare una riflessione sul capitolo delle tasse. Le slide erano molto chiare, quindi si vede che ci sono due imposte che le tasse aumentano, seppur per qualche fascia, seppur per delle percentuali minime, ma sono in aumento. Il resto delle tasse sono calmierate dal 1 milione di euro che, secondo la maggioranza, è stato tutto impiegato per appunto contenere la pressione fiscale. Sull'ultimo giornalino del Comune che io ho portato c'è un articolo intero che parla appunto della tassazione, che era teso a smentire un articolo di un quotidiano locale che ci definiva come il comune più caro della Valdera in base all'imposizione fiscale. Sull'organo di informazione dell'amministrazione comunale si spiega con tanto di tabella comparativa che per certi tributi ci piazziamo piuttosto bene, quindi siamo circa insomma a metà, in virtù però di queste risorse già impiegate per ridurre le tasse, la fusione che altri comuni non hanno. Mentre ci sono alcune voci, e una in particolare, che insomma, ci pongono nell'analisi comparativa con gli altri comuni in una fascia un po' alta. Mi riferisco in particolare alla TARI, che sappiamo tutti è la tassa sulla gestione dei rifiuti, che io ritengo il vero anello debole dell'azione dell'amministrazione comunale fino ad oggi. Non solo perché si è fatto poco o niente per amalgamare i servizi diversi che erano in opera nei due comuni, ma perché mi sembra, ora dalla slide si capiva qual è l'indirizzo dell'amministrazione, ma non si è ancora capito con quali strumenti si vuole arrivare a questi obiettivi che l'amministrazione si pone, ma questo ci tornerò tra un attimo. Partendo dalla tabellina presentata, il nostro comune è il più alto rispetto agli altri comuni della Valdera, ci batte solo Crespina Lorenzana, con una media di 263,16 euro, mentre tutti gli altri comuni hanno un tributo più basso, compresi ad esempio i comuni di Ponzacco e Pontedera che, come sappiamo, hanno introdotto il servizio di porta a porta su tutto il territorio comunale, che a livello di costo del servizio nella prima fase è sicuramente più oneroso da parte del cittadino, ma permette nel tempo e accompagnato da un cambiamento culturale della popolazione nella gestione della raccolta differenziata ha dei risparmi ingenti e una migliore qualità del decoro del comune. Io vorrei capire su questo argomento quali sono gli indirizzi dell'amministrazione. Abbiamo visto che uno degli obiettivi del programma di mandato è quello di raggiungere il 65% della raccolta differenziata, che tra l'altro è previsto dalla legge per non pagare la quota alta, è un obiettivo a cui tendono tutti i comuni. Ma quali sono gli strumenti per raggiungere questo indirizzo? Si pensa di estendere per esempio il porta a porta a tutti i comuni più grandi, oppure si pensa di lasciare una gestione mista come adesso? Io spero almeno che si faccia un'analisi comparativa dei servizi che già ci sono adottati nei due ex comuni e si scelga quello meno oneroso per la pubblica amministrazione. Si faceva riferimento a una gara unica per lo spacciamento, valutiamo a parità di qualità qual è che ci offre il prezzo migliore, perché le differenze adesso sono evidenti, sono banalità, ma credo che sia giusto dirlo, perché fino ad oggi invece in una parte si pagava una cifra, in una parte si pagava un'altra, ovviamente per due servizi diversi, ma se possono essere uniformati ci si può tenere fuori delle economie di scala. Lo stesso discorso vale per i centri di raccolta. Ci sono due centri di raccolta nel comune, invito l'assessorato competente, l'avrà già fatto, a analizzare i costi di gestione e capire qual è quello più vantaggioso per l'amministrazione. Sono due regimi differenti, facciamo, mettiamo in campo delle azioni per far sì che ci sia un servizio di qualità ma che costi meno l'amministrazione, quindi adottandone uno rispetto a un altro.
Nel frattempo basterebbe per ottenere risparmi anche significativi fare delle piccole operazioni, stare attenti alle piccole cose, come per esempio la razionalizzazione dei cassonetti. Ci sono delle zone del comune dove è evidente che ce n'è una abbondanza e altre zone dove invece certi servizi non vengono erogati nel modo giusto. Mi riferisco in particolare all'ex comune di Casciana Terme, dove basta fare un giro per rendersi conto che, ad esempio, nella corte della plastica il servizio ad oggi non funziona. Ma perché? Perché storicamente è stato fatto di un monitoraggio e un discorso di razionalizzazione dei cassonetti della plastica che venivano potenziati nella stagione estiva, dove aumentano i consumi delle bevande, dove gli alberghi producono più plastica e dove c'è bisogno di potenziare quel tipo di servizio, oppure spostare dei cassonetti dai punti meno frequentati a quelli più critici per far sì che il decoro sia a un livello di decenza, perché ci sono sacchetti, bottiglie di plastica ai piedi di ogni cassonetto a Casciana Terme. E per questo io credo che ci sia bisogno di stare più sul territorio, quindi cercare di fare un monitoraggio attento e costante, magari passando qualche ora meno nell'ufficio del comune e passando qualche ora di più a girare il territorio per rendersi conto quali sono le criticità. Riorganizzare il servizio strutturalmente è un obiettivo che credo che sia bisogna partire ora a raggiungere questo obiettivo, perché la slide chiarissima che è stata passata prima sull'aumento delle tasse quando finiranno i soldi della fusione parla chiaro e un po' preoccupa, perché nonostante siamo al quinto posto sulla media rispetto agli altri comuni, al secondo posto come posizione sulla Tari, dati che tengono di conto del milione di euro della fusione messo lì per abbassare le tariffe, quando non ci sarà più questo milione voglio vedere dove schizzeremo come tariffe. E lo spiegava la slide, ci sarà un 20% in più sulla TARI, un 12,5% sulla TARI, un 10% sull'IMU, un 10% sull'IRPEF. Io credo che l'unico modo per cercare di almeno calmierare questi inevitabili aumenti è quello di riorganizzare in maniera strutturale il servizio, e credo che ci sia molto margine sul servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Gli altri comuni, ecco, questo me l'avevo dimenticato, a spaziale scusante, no, delle tariffe più basse di altri comuni, si cita il fatto che i comuni dell'Alta Valdera gestiscono in maniera diretta la raccolta e il conferimento di discarica. Io penso che anche su questo sia arrivato il momento, abbiamo la capacità e la struttura anche amministrativa per introdurre nella discussione anche l'argomento di cercare di cambiare il proprio sistema di organizzazione di raccolta e di conferimento di rifiuti, confrontandoci su quali siano le possibilità. Non credo che siamo legati alla GEAFOR a vita per tutti i servizi che vengono svolti sul territorio comunale, non so quali siano le alternative, ma se qualche altro comune fa in qualche altro modo vuol dire che un'alternativa c'è. Introduciamo nella discussione anche questo tipo di argomento, vedere se percorrere altre strade può portare un beneficio al comune oppure no. Sulle altre tasse ci sono un paio di cose che sono secondo me inserite più a titolo di spot piuttosto che con reali ricadute sul territorio, e faccio riferimento in particolare alla riduzione sui consorzi e le associazioni di imprese che hanno come obiettivo l'internazionalizzazione o la promozione del territorio. Sembra ad oggi una norma quasi ad personam per 1/2 associazioni o consorzi che hanno queste caratteristiche. Probabilmente è un incentivo alle altre a fare nello stesso modo. Non so quanto una riduzione della TARI possa spingere le altre a fare
queste operazioni che comunque sono costose e hanno diciamoci un percorso abbastanza incerto per la realizzazione. L'altra riduzione che può essere anche condivisibile, senz'altro condivisibile almeno in parte, ma probabilmente non avrà molta ricaduta sul territorio, è quella sulle giovani coppie, perché io credo che riguarderà un numero limitatissimo di soggetti sul territorio comunale, ma non essendoci base di riferimento, chiaramente valuteremo a consuntivo l'efficacia di questo provvedimento e vedremo se è un provvedimento giusto oppure un provvedimento che insomma lascia un po' il tempo che trova. Secondo me è meritorio, però impostata così non so quanto potrà aiutare le giovani coppie. Sul volo, sul discorso del more uxorio e sul fatto che si possa essere registrati nell'elenco delle unioni civili, che risulta che ad oggi, forse nel comune di Lari è attivo questo registro da un po' di anni, ci siano iscritte 0 coppie, quindi insomma anche quello è sicuramente un provvedimento spot. L'IPEF aumenta, anche se solo per 2 scaglioni, che però non sono fra più alti, perché il più alto è già al massimo, ho capito? Aumenta sugli altri scaglioni, quindi non fra più alti, e porteranno le casse comunali 35.000 euro. Questo credo che se il recupero dell'evasione porta 400.000 euro, se il taglio dei servizi e di produzione del personale eccetera porta 486.000 euro, questa è una cifra così bassa che credo poteva essere anche evitata da questa maggioranza. Per esempio, risparmiando su 2 incarichi da 20.000 euro a testa che vengono dati per il piano di razionalizzazione delle antenne e il piano per le piste ciclabili del comune, se non ricordo male. Questi 2 tipi di lavori credo che li potesse svolgere in tranquillità un ufficio tecnico che ha le professionalità interne per svolgere questo tipo di predisporre questo tipo di documenti che forse sono utili al comune. Sul fronte della spesa, abbiamo sforato abbondantemente. Posso fare tutti gli 11 interventi in uno? Sul fronte della spesa, vedere 72.000 euro di contributi alle associazioni sul capitolo della cultura, per un ex assessore alla cultura che ne gestiva 5.000, è una gioia e, devo essere sincero, anche un motivo di invidia. C'è da capire però un po' meglio i criteri di distribuzione di queste risorse. Da parte di un assessorato che non è una critica ma uno stimolo, vada più a coordinare le iniziative che già sono presenti sul territorio piuttosto che produrne qualcuna di propria. 72.000 euro per le associazioni, ma in totale la slide parlava di 172.000 tra servizi ai danni culturali e l'altro capitolo per le attività culturali. Invece, se si prende in bilancio, sono 200.000, quindi sono proprio una marea di soldi, anche se qualcuno è vincolato per delle spese per la regione, ad esempio la rete di Groenlandia o altre cose, la rete museale, eccetera. Ma sono tanti soldi, con questi soldi si possono fare molte cose. 72.000 euro, di questi 72.000 euro, la metà circa sono stati destinati con una convenzione all'Accademia Giuseppe Verdi, che ha svolto, ottenendo anche un grande successo, degli spettacoli di lirica al Teatro di Cascianaterno. Quindi, benissimo, ma è bene far sapere anche alle altre associazioni, lo dico come cosa positiva, che c'è la possibilità di venire a bussare alle porte del Comune e
chiede un anticipo del 50% sulla cifra concordata, che è, può essere erogata anche prima dell'approvazione di questo bilancio di previsione. Quindi si è creato, credo, un precedente positivo che le altre associazioni potranno sfruttare per far fronte alle spese di organizzazione che ogni associazione ha quando parte per fare, per esempio, un evento. Poco coordinamento invece lo riscontriamo nell'assessorato al turismo, dove finalmente sono state destinate delle risorse importanti, delle risorse ingenti, grazie anche, questo lo voglio dire, anche al nostro intervento nei consigli comunali del bilancio di previsione 2014, dove lamentavamo una mancanza di risorse un po' evidente sul capitolo del turismo, e credo che insomma questa azione abbia portato anche a questo aumento, oltre chiaramente al cambio dell'assessorato, e quindi bene, si è deciso di aumentare il capitolo di spesa. Sono molto positivi la cifra messa per destinata agli uffici del turismo della vada a conclusione del turismo per i punti di Cassano Terme e di Lari. Vorrei capire un po' meglio i 15.000 euro destinati a questa Campus Lucca, e vorrei sapere se questo piano del turismo è stato promosso e concordato con gli operatori e in prima linea con le terme di Casciano. Avrei anche capito il lavoro pubblico, ma mi riservo di riprendere la parola. Sì, allora, dato che è stato fatto notare dal consigliere Fracassi il fatto che conta almeno 11 volte, mi permetto di far notare anche che il Presidente può in ogni momento interrompere la discussione e mettere il punto in votazione quando la discussione è inutilmente dilatoria, questo per precisare. Comunque, ci sono interventi ulteriori? Cartaggi, prego. Io invece sarò telegrafico, visto che già mi sono intervento. Sono stato chiamato in causa, insomma, per quanto riguarda soprattutto le questioni ambientali. Colgo l'invito del consigliere Fracassi a girare tutto il territorio, di stare in un ufficio, credo di farlo già abbastanza. Credo anche che forse lui forse girava troppo il territorio e stava troppo poco in ufficio, anche perché gli sono sfuggiti alcuni aspetti fondamentali delle questioni ambientali. Una su tutte è la gara per il gestore unico di tutta la Toscana Costa, no? Per l'intero ciclo dei rifiuti, che ha praticamente congelato tutta la situazione a quella che era ormai 3 anni fa. Quindi è vero che personalmente, ma credo anche tutta l'amministrazione, non ci sentiamo assolutamente legati col cordone ombelicale all'azienda Geofor, però è anche vero che in questo momento siamo costretti a svolgere certi servizi, e mi riferisco in particolar modo alla raccolta e allo smaltimento attraverso questa azienda. Il frate discorso è per lo spazzamento, infatti, come abbiamo appena detto, insomma, con la presentazione del bilancio procederemo a una gara per individuare quello che sarà il gestore migliore. Un altro dettaglio non da poco è quello che riguarda i centri di raccolta. È vero che abbiamo 2 centri di raccolta, 2 gestioni diverse, però è anche vero che il centro di raccolta del Perignano non è proprietà dell'amministrazione comunale, ma è proprietà di Geofor. Quindi chiaramente è Geofor poi che decide come sviluppare la gestione, chiaramente lo facciamo, e tutte le progettualità che riguardano le questioni ambientali sono sempre frutto di una collaborazione tra l'azienda, che può essere la mano del COP, la Geofor e l'amministrazione comunale, però sicuramente il fatto che la proprietà sia dell'azienda, del centro di raccolta, limita alquanto la possibilità di trovare un altro tipo di gestore. L'ultimo passaggio riguarda l'uniformazione dei 2 servizi. È vero, abbiamo 2 servizi profondamente diversi perché veniamo da un'identità profondamente diversa. L'ex territorio di Lari faceva ormai da diversi anni su buona parte del territorio Porta a Porta. L'ex territorio di Cascina Terme invece ha ancora la raccolta stradale a Cassonetti. Sicuramente dovremmo andare in una direzione che ci porti a una maggior differenziazione del rifiuto, cioè
la circolare Orlando che ha aumentato in questa maniera il costo dello smaltimento dell'indifferenziato ci obbliga ad andare in quella direzione. È anche vero che non si può prendere una scelta di imperio su un tema del genere decidendo di estendere a caso il porta a porta su tutto il territorio comunale, visto anche i costi che ha questo tipo di servizio. Quindi io ho già iniziato un percorso con Geofor, che al momento svolge questo tipo di servizi, per trovare quella che può essere una progettualità. Mi prendo l'impegno naturalmente a passare di commissione in tutti i passaggi che riteniamo necessari per cercare di fare questo percorso insieme, perché credo, e lo ribadisco, che e su questo concordo con il consigliere Fracassi, sia un tema centrale, non a caso è la prima voce del bilancio, e quindi credo sia giusto lavorare tutti insieme in sinergia per cercare di trovare quella che può essere la soluzione migliore da una parte per raggiungere una alta percentuale di raccolta differenziata e dall'altra comunque per non aumentare in maniera spropositata i costi del servizio. Grazie. Grazie. Coppini. Giusto per rispondere un attimo a Cassi in merito alla proposta che è stata scelta, quella del campus, come la più vantaggiosa e completa per noi, è quella che andremo a spingere a breve con il campus, e prevede percorsi di partecipazione e sviluppo non solo con Terme ma con albergatori, come cioè, offerta migliorativa su tutto il territorio, cui viene mirata solo su Terme, eccetera. Per quanto riguarda il discorso dello scarso coordinamento, io mi sento un po' a ricorrere, come sai, faccende, però a questo punto non è più nemmeno giustificato, cioè si è arrivato tardi, non vale. Cioè, stiamo preparando delle proposte, ho visto su Nova Lasciana questo incontrare di faccende, però dico, oltre alle proposte del campus, ci sono anche delle carte caratteristiche che sono già in disposizione sul sito del comune nella sezione turismo, si possono scaricare, qualcuno ha già provato a indossarle, con le cuffie si va in giro nei boschi e si vengono seguiti sui vivi anche dove c'è coperto il bosco. A breve avremo in disponibilità anche delle cartine del cartaceo, perché chi viene a Casciana e vuole fare una passeggiata nei boschi può farlo sia con la bicicletta che con la cosa, cioè nel senso non si sta a guardare, ci cerca di muoverci al meglio. Grazie. Grazie. Qualche altro intervento? Cercotti, ma breve, perché se ne già intervento. Sì, no, giustamente, no, volevo ribadire con due o tre punti a Fracassi, perché è stato preciso e ha invitato la risposta. Il fatto che ho parlato un po' prima questa volta non è un errore ma una volontà, perché sennò poi mi vengo sempre tacciato come quello che vuol dire l'ultimo, per cui quello che avevo da dire l'ho voluto dire, e mi sembra anche che sia servito un attimino a animare un po' la situazione. Quando mi riferivo alle commissioni, la prima era presente da tutte e due le opposizioni, la prima commissione, e le altre, io capisco la difficoltà dei consiglieri, giustamente a titolari della commissione a presentare, però ogni volta si è presentato due consiglieri diversi, si è toccato di ripartire da capo, visto la scarsa evidentemente informazione interna, e mi spiegate ogni volta quasi tutto quello che avete fatto. Si è fatto volentieri, ma non ha certo agevolato la velocità delle commissioni. Quello che mi premeva dire un attimino, che sul discorso del giornalino, delle tariffe, secondo me sarebbe interessante rifare quella tabella con i bilanci 2015 di tutti i comuni per affitto sul giornalino, perché nonostante ci siano delle diversità, tutti questi comuni hanno avuto tagli più o meno interessanti, importanti, come abbiamo avuto noi, e pochi, se non solo Cristina Pauglia, ha la possibilità di avere
i soldi della fusione, per cui mi sa che queste nuove tariffe saranno sicuramente aumentate e credo che il nostro comune aumenterà forse in gradatoria. Poi quando mi si paragona la spesa nostra sulla Cari con Ponzacco, io credo che sia superfluo, però devo dire un'altra volta che il territorio nostro è un po' diverso da quello di Ponzacco. Abbiamo un territorio vasto, abbiamo 14 e più frazioni, tutti i nostri servizi, dal trasporto scolastico a tutti i servizi sul territorio, sono legati e vincolati alla difficoltà e alla bellezza del nostro territorio. Gestire tutti questi servizi a un comune come Ponzacco è semplice, il 90% della popolazione è ristretta in pochi chilometri quadrati e il resto poi si fa in maniera più semplice. Io credo che questo sia una cosa da importante da capire. Quando io mi riferivo che questo è il miglior bilancio, è un miglior bilancio per noi e con le nostre capacità, quindi se ci fosse stato un'integrazione da parte dell'opposizione, in teoria poteva essere anche migliore, però questo è poi se ci si vuole limitare solo alla chimica, è una scelta che poi io credo che ne risponderete poi ai vostri direttori. Grazie, ci sono altri interventi? Ragazzi, altrettanto breve, per favore. Sarò telegrafico e anche ringrazio il sindaco di non avermi interrotto prima, perché devo dire che anche lui come me non aveva ritenuto che il mio intervento fosse inutilmente dilatorio, ma siccome gli argomenti sul bilancio sono tanti ci sarebbe delle cose da dire se uno li vuole affrontare in maniera puntuale, e credo che siano talmente poche le occasioni di dibattito pubblico che vadano sfruttate fino in fondo. Insomma, ci sono consigli comunali che vanno sul bilancio, che vanno avanti 3 giorni, se noi insomma ci si sta 3 ore a discutere sul bilancio non credo che sia un male, anzi io auspicherei una partecipazione maggiore di tutti i consiglieri alla discussione sul bilancio. Finivo l'intervento precedente, e quindi riprendo ora, sulla parte delle opere pubbliche, chiedendo intanto se è possibile per le prossime volte convocare magari una commissione ad hoc che parla delle opere. Non so se quella più giusta e opportuna sia pianificazione territoriale, oppure se va bene quella del bilancio, magari la presenza dell'assessore sarebbe gradita anche per rispondere a delle domande che riguardano cifre magari destinate a qualche opera che però non se ne capisce, oppure non se ne conosce la poi destinazione finale. Mi riferisco per esempio ai 65.000 euro che sono stati destinati a risolvere il forestiero per il completamento dei lavori. Volevo capire quali tipi di progetti ci stanno su questo immobile, se c'è già un accordo con la provincia che comunque rimane il proprietario dell'immobile, quale tipo di futuro avrà quello. Oppure i 100.000 euro sull'ex municipio di Cassano Terme, a cosa serviranno, perché sicuramente è un'operazione meritoria, ma se servono soltanto per riportare lì lo sportello al cittadino, perché così si risparmia 10.000 euro d'affitto sulla parte corrente, probabilmente sono troppi, oppure è un intervento sproporzionato rispetto all'obiettivo. Se invece, come già più volte anch'io ho auspicato personalmente, quell'immobile, mantenendo la destinazione pubblica, oltre allo sportello al cittadino, può contenere la biblioteca, l'archivio, probabilmente sono pochi, perché c'è bisogno di dividere quel tipo di immobile o comunque strutturarlo, rinforzare i solai in maniera diversa rispetto all'ipotesi che questo tipo di servizi non vengano trasferiti. Mi sembra insufficiente la spesa sulla illuminazione pubblica, perché
mi sembra che riprenda quello dell'anno scorso di 50.000 euro, è annuale, credo sia poco perché anche quello è un settore dove interventi mirati magari alla sostituzione di linee vecchie che hanno una dispersione particolare può portare a un efficientamento del servizio e quindi a un risparmio sulle bollette in parte corrente. Credo che ce ne sia bisogno su tutto il territorio comunale. Sul capitolo cimiteri non vorrei riprendere la vecchia diatriba con Capogruppo Ceccotti, però dal piano delle opere si dice che gli interventi maggiori, non solo quest'anno ma anche negli anni a venire, sono sui cimiteri dell'ex comune di Lari. Credo che sia stato fatto un monitoraggio e che siano state individuate le necessità su tutti i cimiteri del comune e spero che, questo lo saprà l'assessore insieme agli uffici, che si lavori nella direzione per la quale non ci sia bisogno che un defunto del comune di Casciana Terme non trovi posto nel luogo di sepoltura desiderato. Quindi una programmazione giusta sui cimiteri potrebbe prevenire questo spiacevolissimo episodio che si potrebbe configurare. Concludo il mio intervento dicendo che analizzando la parte delle opere pubbliche e incrociandola con il discorso delle manutenzioni, non sarà questa la sede, ma prima o poi bisognerà affrontare con una discussione un pochino più approfondita il rapporto che ha il Comune con la Prometeo e come si intende ridefinire il servizio nei confronti del comune, nel suo territorio per intero, per non mantenere un territorio a due velocità, ma anche nel rapporto dei dipendenti, dei manutentori del comune che sono rimasti in carico al comune, cioè devono passare la Prometeo, non devono passare, se quei dipendenti lavorano su tutto il territorio comunale, la Prometeo solo su una parte, credo che ci sia un disequilibrio che va in qualche modo riequilibrato. E noi faremo la nostra parte in maniera costruttiva, cercando di monitorare le azioni di questa amministrazione e andando a verificare se le risorse che sono state destinate ai vari capitoli in questo bilancio di previsione verranno spese in maniera equa su tutto il territorio e nell'interesse sempre reciproco dei cittadini. Quindi ce ne sono altri, la procedo io con la replica finale. Sì, volevo riprendere. Volevo riprendere innanzitutto trovo buffo il fatto che la consigliera Ballatore approccia la discussione a questo bilancio come se si trattasse di un consuntivo, in cui si parla di cifre fantasiose messe lì tanto per dover chiudere un bilancio, quando comunque sia si sta parlando di un bilancio preventivo, quindi naturale che tutte le voci che sono inserite sono previsioni e sono soppesate con quanto queste possano essere o meno rispettate, quindi estremamente calcolato anche in base a un margine di errore che può naturalmente esserci, visto che si tratta di previsioni e di cifre che comunque sono alte. E sembra che poi si scordi che tutto questo è comunque sia certificato da un organo di rivalutazione di revisione economico-finanziaria, quindi come se noi avessimo messo delle cifre lì a caso. Su questo credo anche che questo ragionamento ritrovi anche collegamento con quanto da lei riferito poco fa, in cui diceva con questo bilancio si va a fare solo quello che è l'ordinario, quando in realtà approvare il bilancio oggi, quando sono pochissime in realtà intorno a noi che l'hanno approvato, permette al comune di accendere i motori e poter lavorare per quello che è il resto dell'anno a pieno ritmo. Al contrario, una proposta assai bizzarra che è arrivata in commissione in cui si diceva ma forse sarebbe meglio, tanto vale rimandare l'approvazione del bilancio e vedere se questi sconti vengono rivisti, se questi tagli vengono rifatti, quindi si paralizzava volontariamente il comune apposta. Questa è l'unica proposta che è arrivata da parte vostra in commissione. Proposte che da parte vostra sono arrivate in commissione, capisco che noi siamo qua per amministrare, governare, voi siete là per controllare, però a me sinceramente il fatto che non arrivasse nemmeno proposta, nemmeno una, non so, un interesse, dici proviamo, mettiamo questa riduzione su questa tassa, ma ci si può fare, ma come si può fare? Poi mi è venuto un dubbio, sono andato a vedere i vostri programmi elettorali, no?
Noi ci siamo un programma in cui ci sono 10 punti su base dei rifiuti, su cui il cittadino tra 5 anni lo prende in mano, prende una penna, li spunta e dice la riduzione del 50% sulle giovani coppie. L'hanno fatta? Sì? No. Questo altro punto sulla riduzione per gli anziani a bassa rendita, l'hanno fatta? Sì? No. I vostri programmi, che io non avevo letto fino ad oggi, ma soprattutto dalla vedere perché, dice, ma come gli viene nemmeno una riduzione o un interesse particolare a portare avanti? Perché non ci sono. Perché ci sono degli spot, delle frasi generiche, si farà un sistema tributario che sia incentivato sui cittadini, che sia leale, che sia tutto, senza però riportare qualcosa su cui poi si può essere valutati. Quando poi si approccia una discussione prendendo ancora spot, quelli che possono essere due capitoli dell'Unione Valdera, quando si tratta di un bilancio di 12 milioni, si prende due capitoli, sicuramente l'Unione Valdera va monitorata e va monitorata ogni giorno, sicuramente ci possono essere servizi che possono essere rivalutati, vanno considerati, bisogna fare conti con cosa abbiamo all'interno e cosa abbiamo all'esterno, ma prendere due capitoli spot che fanno scalpore, perché dice il comune spende 20.000 euro per gli stipendi, senza andare a vedere quello che fanno con quei soldi, cosa viene gestito, quale servizio, così soltanto che sparano una cifra che può avere una risonanza, quando si sparla comunque di un bilancio di questo tipo, credo che vuol dire che sul bilancio non c'è niente da dire da quel punto di vista. Riprendo anche la discussione, è stata portata da altro consigliere, quando si dice che è una riduzione spot quella delle giovani coppie. Io credo che sia importante una riduzione di energia a persone, e il fatto di aver scelto il limite di 70 anni vuol far sì che all'interno di questa riduzione vengano incluse più famiglie possibili, perché solitamente quando si fa una riduzione sui giovani coppie si ferma a 35 anni. Questo sistema è stato studiato da parte nostra per includere, per essere inclusivo, e questo vuol facilitare l'insediamento delle famiglie sul territorio, e vuole incentivare le persone a diventare autonome e a diventare una famiglia e a prendere casa sul territorio. E non è una riduzione spot, ma è sul nostro programma di governo e su quello che i cittadini ci hanno votato, e noi siamo qua per attuare quello che è stato su quello su cui siamo stati votati. Inoltre, quando si parla delle tariffe e del confronto con gli enti comuni, io penso che quell'articolo della Nazione abbia fatto un grande danno, perché era incompleto su tanti fronti. Io vi voglio fare un esempio, è vero che noi abbiamo la Tari per quanto riguarda le utenze domestiche più alta rispetto agli altri, ma se si fa una visione completa e si va a prendere le utenze non domestiche, un ristorante, o allora vi faccio l'esempio di un bar di 100 metri quadrati a Ponzacco, paga 2.400 euro e 10 euro, scusate, 2.425 e 10 centesimi. A Carcinaia paga 1.532 euro e 30 centesimi, a Cascinaia paga 954 euro, meno della metà. Un negozio di abbigliamento, 100 metri, 629 euro a Ponzacco, 574 a Carcinaia, 491 a Cascinaia. Quindi, la Tari può vedere sicuramente un sistema di collaborazione sul quale l'assessore sta riversando tutto se stesso, ma è sicuramente che quando si fa un'analisi di comune intorno noi vanno analizzati tutti i fattori, e su questo ci sono le tariffe, quindi può essere controllato tranquillamente. Io sul resto poi non ho assolutamente. Bene, ci sono altri presenti? Ballatori, prego. Dunque, sono stata comunque chiamata in causa dal governo, non sono intervento, volevo spiegare che il mio intervento individuava, cioè intendeva precisare che un margine di errore che ci può essere in un bilancio di previsione, come ha detto giustamente il vicepresidente, non può però essere un margine di previsione su 1 milione di euro, su 800.000 euro che devono essere incassati. È questo il senso del mio intervento. Chiaro, quindi non è che si tratta di un margine su una somma, diciamo, bassa, ma su una somma ingente che rappresenta quasi il 9% di tutto il nostro bilancio. Per quanto riguarda tra 5 anni i cittadini, io mi permetto solo di sottolineare che in tutti gli interventi che sono stati fatti di replica a questa opposizione, nessuno ha mai diciamo, concordato con così, e questo mi rattrista perché vuol dire che non c'è preoccupazione da parte della maggioranza, nessuno di questi interventi ha mai sottolineato la preoccupazione per cosa succederà quando non avremo più soldi della fusione. L'imposizione delle tasse aumenterà in maniera più potentata e oltretutto avremo un indebitamento abbastanza consistente per quanto riguarda i mutui. Quindi questo mi rammarica e mi preoccupa allo stesso tempo, perché significa non avere una previsione o uno sguardo realistico verso quello che saranno i prossimi anni del nostro comune.
e visto che stiamo a fare un bilancio di previsione, mi resta qualche preoccupazione. Per quanto riguarda la giustizia delle giovani coppie, comprensibilissimo il... Sì, le consigliere, ma nel pubblico magari si è abbassata la voce. Comprensibilissimo l'impegno da parte dell'amministrazione di completare le sue promesse elettorali, evidentemente come era appunto illustrato nel vice sindaco, ma mi permetto di sottolineare, come ha già fatto anche il consigliere Fracassi, che le agevolazioni, o altre agevolazioni che non rappresentano fumo negli occhi, perché il criterio per poter accedere a questa riduzione è quello della registrazione nel registro dell'Unione Civile. È scritto nella slide. Prego, consigliere, continui. Vabbè, me lo presenterà allora il sindaco nella sua replica. Che ad oggi appunto mi risulta abbastanza scarno di registrazione. Quindi queste sono le precisazioni che volevo fare e ringrazio per avermi lasciato la parola. Grazie, consigliere. Sono altri interventi? Allora, sarò velocissimo anch'io, però alcuni punti non sono stati toccati nelle repliche che ci sono state, anche esaustive, per questo motivo non ci tornerò sopra. E sono due: la prima è la questione dell'Unione e l'altra è quella del rapporto col governo. Ma sull'Unione, quando si guardano i costi, bisognerebbe anche ricordarci che il Comune ci ha mandato 4 persone, per cui in quei costi ci sono anche i costi di quelle 4 persone che il Comune aveva come dipendenti e che ora non ha più. Al di là, insomma, che poi non è vero la questione del suo per come se la fosse dalla consigliera Passerai, che invece tu è andata al regime e quindi non si sostiene più il costo della dipendente, ma si sostiene quota parte come tutti gli altri comuni il costo del servizio, che è un servizio, diciamo, che per come è strutturato all'Unione Valdera il Comune non poteva permettersi di avere per la mancanza da una parte di strumenti, intendo piattaforme eccetera, dall'altra anche di personale specializzato su questa materia, e che quindi chiaramente se si vuole un servizio con questo va pagato, però se il servizio ne vale la pena forse è anche giusto sostenerne il costo. Né ho mai visto la fusione come alternativa alla fusione, tant'è che non c'è scritto questo, l'unione è alternativa alla fusione. Tant'è che non c'è scritto questo all'interno delle intese tra i sindaci nel documento votato all'unanimità da entrambi i consigli comunali che ha dato il via al processo di fusione. L'Unione è un ente a cui il Comune partecipa e che quindi, come tutti gli enti di questo tipo, deve tenere sotto controllo. Ci dobbiamo chiedere non solo quanto spendiamo oggi, ma quanto potremmo spendere con un sistema di gestione diversa, oppure se eliminando quel tipo di servizio andiamo incontro a quelle sono le esigenze del cittadino oppure no. E poi chiaramente si fanno le valutazioni di conseguenza, tant'è che peraltro ad esempio il Comune di Casciana Terme aveva all'interno della gestione dell'Unione Valdera tutti i servizi informatici, cosa che il Comune di Lario non aveva e che oggi il Comune di Casciana Terme non ha. Se però si ritiene che ci siano degli sprechi nei servizi, tipo è stato citato quello del servizio personale, la domanda che mi sorge spontanea è: come mai, quando avete governato per 5 anni il Comune di Casciana Terme, siete rimasti in quella gestione? No? Cioè, le professionalità non mancavano lì come non mancano qua, quindi probabilmente insomma, qualche ragione nello starci il Comune ce l'ha. Sulle agevolazioni, brevemente, è stato mal interpretato, forse è stata letta la norma, ma la modifica che viene introdotta con questo bilancio per l'introduzione del 50% di sconto per le giovani coppie, a parte insomma fumo negli occhi magari a chi sarebbe scontata del 50%, proprio tanto fumo negli occhi non è,
ma vale per tutte le coppie che sono sposate e quelle che sono conviventi. Quelle che sono conviventi non è necessario il requisito dell'iscrizione nel registro, quello è semplicemente un esimente dal dover dimostrare la dimora abituale, la residenza anagrafica nella stessa abitazione. Quindi anche qui, insomma, si è fatto un po' di confusione. Sul tagli del governo, c'è stato un termine curioso che è quello di atto imbarazzante nell'approvazione di questo bilancio, ma io non provo nessun imbarazzo, credo che nessuno dei consiglieri di maggioranza provi alcun tipo di imbarazzo nell'approvare questo bilancio, semmai d'orgoglio per aver essere riusciti a fare tutto quello che era il nostro potere per a fronte di minori risorse di oltre 1 milione di euro, se sommiamo tutte le minori risorse che ci sono in questo bilancio, a andare a toccare la pressione fiscale per soli 85.000 euro. Quindi imbarazzo assolutamente no, consapevolezza delle difficoltà, consapevolezza di aver fatto il massimo, come dicevo, per aver costruito una proposta di bilancio che fosse coerente con il nostro programma di governo e che prendesse atto di quella che è la situazione in cui si vive oggi. Io non ho mai avuto problemi, e ha fatto bene a ricordarlo anche il capogruppo, nel censurare una decisione quando è sbagliata, a prescindere da quale governo venga. Voi potete dire di aver fatto altrettanto, insomma, quando invece a partire dal 2009, non sono 20 anni, dal 2009 che sono cominciati i tagli selvaggi nei confronti degli enti locali, anni del governo Berlusconi Tremonti, che a volte ci si dimentica, e se forse questo governo che sbaglia a tagliare gli enti locali anziché andare a tagliare nei comparti della pubblica amministrazione centrale, dove ci sarebbero molti più sprechi che in quelle delle amministrazioni locali, però forse se anche questo governo è costretto a incidere sulla spesa corrente, e ripeto, lo potrebbe fare in modo diverso, è proprio per i disastri lasciati dai governi di destra che hanno disastrato completamente questo paese. E quindi in questo forse non siamo tutti uguali, e vorrei che in questo invece voi foste in grado di riconoscerlo. E quando mi si dice che non c'è progettualità, al di là, insomma, potrei citare il parla della coerenza del bilancio rispetto agli indirizzi programmatici approvati dall'amministrazione, ma insomma il fatto che si venga a dire con l'unica vera censura di fatto sia colpite la lotta, andate a prendere soldi con la lotta all'evasione fiscale e tagli di spesa che in un momento sono troppi, in un momento dopo funzionano abbastanza, forse non ce l'avete tante idee chiare su quello che è la vostra proposta di bilancio. Perché non si sono fatti prima questi tagli di spesa? Semplicemente perché la fusione c'è stata ora, perché nessuno dei due comuni sarebbe stato sostenibile un taglio di spesa di 480.000 euro, perché e le posizioni organizzative erano di più, perché il personale era di più, perché non ci concentriamo soltanto sul numero delle posizioni organizzative. In questo anno e mezzo, dal 1 gennaio 2014 ad oggi, sono andati via 3 dipendenti e non sono stati sostituiti. Questa è una bella fetta di risparmio di spesa, e ce ne saranno altri, e ecco qual è la risposta alla vostra preoccupazione dell'aumento delle tasse. Primo, segnalo che ad oggi, anche con questi incrementi minimi che sono fatti con questo bilancio, la pressione fiscale continua a rimanere più bassa rispetto a quella del 2013. E secondo, che l'azione dell'amministrazione va avanti. Se non ci fossero stati i tagli che ci sono stati da parte del governo, questi 486.000 euro avrebbero potuto essere stati impiegati o nell'aumentare il numero dei servizi, il numero delle prestazioni, accendere ulteriori mutui, ridurre ulteriormente le tasse, e in questo caso sono andati semplicemente a coprire una mancanza di risorse, tra l'altro improvvisa e repentina, anche da un anno all'altro. E la capacità di riorganizzarsi è figlia non soltanto della nostra attenzione alla spesa,
e la nostra volontà di riformarla, ma anche del fatto che questa cosa è ancora più possibile rispetto a quello che poteva avvenire tenendo i comuni separati, perché c'è stata la fusione. E quindi io credo che il giudizio vero di questo bilancio sia non solo positivo perché è coerente con il nostro programma di governo, non solo è positivo perché tutela le fasce deboli, perché gli stanziamenti in politiche sociali sono aumentati, gli stanziamenti che il Comune ha messo per riduzione delle tasse sono stati in prima battuta riversati verso fasce di popolazione a capacità economica minore, perché c'è l'impegno dell'amministrazione a monitorare l'andamento delle fasce di debito per nessuno che non ci ha tagliato fuori, ma proprio perché si rende evidente come, a dispetto di qualcuno che chiacchiera spesso a proposito nei bar, che non è seduto a questo tavolo, in vero, il processo di fusione è stata la scelta migliore che le due amministrazioni potevano intraprendere nel 2013, perché senza questo i nostri due comuni sarebbero andati molto probabilmente a disastro, forse di più quello di Cascianatello, perché arriva meno leve rispetto a quello di Lari, ma i nostri due comuni sarebbero andati molto probabilmente allo sbando. Non è un caso se nessuno degli altri comuni vicini ad oggi ha approvato il bilancio. Quindi, per quanto si possa sempre fare di più e meglio, no? Perché nessuno è infallibile, sarebbe stato, io credo, corretto da parte dell'opposizione, anziché trincerarsi dietro a presunte irregolarità nella composizione o leggerezze, mettiamola così, nella composizione e nella formazione del bilancio, che mi sembrano più ragionamenti di tipo ragionieristico che politico e quindi da aula consigliare, sarebbe stato più interessante approfondire qual era il loro punto di vista e la loro visione di questo territorio per poterlo recepire eventualmente all'interno di una proposta di bilancio. Così non è stato, vi siete limitati a fare il lavoro del signor no e del controllo. Questo è chiaramente legittimo, ci mancherebbe, è una funzione anche questa costituzionale dell'opposizione. Secondo me potevate dare un contributo maggiore, ma avete dato in altri casi, tipo quando è stato steso lo statuto, tant'è che insomma l'occasione in commissione per la disponibilità del Presidente, che io insomma devo rimarcare anche stavolta, a fare un numero di commissioni veramente ingente per esaminare il bilancio, avrà avuto tutti gli strumenti. Così non è stato, speriamo che possa essere in futuro, anche in occasione insomma delle scadenze che ci obbliga a rispettare la nuova contabilità, che peraltro non è una cosa secondaria anche nella formazione di questo bilancio, il nuovo sistema contabile che impone la formazione di determinati fondi di svalutazione crediti, che vuol dire minore risorse, però bene, perché questo mette comunque in sicurezza il bilancio. Sulla veridicità di quello che c'è scritto, sulla coerenza di quello che c'è scritto, che è stato attestato non dal sottoscritto, non da nessun membro della giunta, cioè, voglio toglierci da questo anche la ragioneria del comune, ma da un soggetto che è direttore dei conti, nominato dalla prefettura e quindi insomma non può essere tacciato di essere un organo del PD, perlomeno questo, che l'accetta, attesta la coerenza con la programmazione, la veridicità, la correttezza delle poste scritte in bilancio. Ci sono alcuni indici su cui potrei soffermare, come quello della riduzione della pressione fiscale, come quello della riduzione del costo per abitante del comune, ma insomma sarebbe troppo lungo e non lo faccio. Io invito invece il Consiglio Comunale ad approvare questo bilancio, perché, come ha detto giustamente Cecotti, è il miglior bilancio possibile, è un bilancio che coniuga insieme l'attenzione nei confronti dello sviluppo, della riduzione della pressione fiscale e dell'attenzione alle fasce più deboli, e quindi è per questo il miglior bilancio che si poteva realizzare, date le somme condizioni di partenza. Ora, detto questo, chiederei come volete procedere, se c'è la necessità di una dichiarazione di voto unitaria, se la volete fare
se la volete fare in generale, se la volete fare unitaria, se la volete fare invece punto per punto, quindi magari non si è capito come danno un cenno a questo. Per me può fare unitaria su tutti i punti. Bene. Bene, allora quindi a questo punto se volete potete fare le dichiarazioni di voto, altrimenti mettiamo il punto a votazione. I punti di voto. Allora, poniamo in votazione i punti all'ordine del giorno, si vota chiaramente la delibera e poi l'immediata eseguibilità. Nel caso delle delibere aventi per oggetto l'applicazione delle tariffe o le modifiche dei regolamenti, a differenza di quello che avviene con i deliberati ordinari, sono retroattive per forza di cose all'inizio dell'esercizio finanziario. Quindi l'immediata eseguibilità sostanzialmente serve a questo. Punto numero 3 all'ordine del giorno, addizionale comunale IRPEF, approvazione delle aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2014. Favorevoli? 12. Contrari? 4. Astenuti? Nessuno. Il Consiglio approva. Si vota l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato. Quarto punto all'ordine del giorno, imposta municipale propria, approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, il Consiglio approva, si vota l'immediata eseguibilità, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, trovata anche in mezzo di pubblicità. Tributo per i servizi indivisibili, TASI, approvazione delle aliquote per l'anno 2015, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato, anche questo quinto punto, si vota l'immediata eseguibilità, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvata anche l'immediata eseguibilità. Sesto punto all'ordine del giorno, regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, TARI, modifica, ovviamente la modifica è finalizzata a introdurre nuove agevolazioni, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato, si vota anche l'immediata eseguibilità, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvata anche l'immediata eseguibilità. Tassa sui rifiuti, TARI, approvazione delle tariffe per l'anno 2015, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, il Consiglio approva, si vota anche in questo caso l'immediata eseguibilità, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno. Punto numero 8, piani di zona per l'edilizia economica e popolare e piani di zona per gli insediamenti produttivi e terziari, aree fabbricate da cedere in proprietà o diritti di superficie, provvedimenti per l'anno 2015, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato. Si vota anche in questo caso l'immediata eseguibilità, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvata anche l'immediata eseguibilità. Punto numero 9, piano delle alienazioni del patrimonio comunale, anno 2015, approvazione, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato. Si vota anche in questo caso l'immediata eseguibilità, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvata anche l'immediata eseguibilità. Programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco annuale delle opere anno 2015, approvazione, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato, e si vota anche in questo caso l'immediata eseguibilità, favorevoli,
12, contrari, 4, astenuti, nessuno. È stata approvata anche in maniera sostituita. Infine, undicesimo ed ultimo punto all'ordine del giorno, bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, approvazione, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato, si vota anche in questo caso l'immediata esecutività, favorevoli, 12, contrari, 4, astenuti, nessuno, approvato anche l'immediata esecutività. A questo punto, essendo esauriti gli argomenti scritti all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta. Buonasera.